Prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, e adesso siamo in tre a ballare l'Alligalli. Radio Cigliano presenta Se prima eravamo in due. Chiacchiere e sfide serie, ma non troppo, con la musica che gira intorno. Con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Non c'è. Mi dispiace, non c'è. Ringraziamo oggi. Dio che non c'è oggi. E secondo me Alessandro si è perso una bella puntata, vero? Sì, oggi si è persa una grandissima puntata perché, signore e signori, con noi, direttamente dai mondiali in Russia, difensore dell'Uruguay e della Lazio, Martin Cáceres. Evviva! Ragazzi, oggi puntata incredibile. Abbiamo uno chef stellato. E mica cazzi, ragazzi, una cosa incredibile, veramente una follia. Dal ristorante Metamorfosi di Roma in zona Parioli, signore e signori, abbiamo con noi l'onore di avere Roy Cáceres. Evviva! Grande, ciao Roy, come grazie stai? Grazie di avermi invitato. Ma bene, grazie benissimo a te di essere venuto, evviva. Allora, come va? Come ti trovi? Ti abbiamo catapultato in mezzo a telecamere, cose, ma tu ci hai portato, e io vorrei far vedere già un pochino quello che avrete modo di capire più in là, andando avanti con la trasmissione. Ci hai portato un sacco di roba, hai attrezzato lo studio come una cucina, vero? Sì, oggi sembra la radio di Masterchef. Beh, questo vedi, dovremmo farla. Dovremmo creare la radio di Masterchef, devo dire. Guardate che figata, è veramente bello. Ragazzi, allora, qua è molto meglio di Masterchef. Abbiamo un piatto poi, diciamo così, un'anteprima che non avevo mai fatto, non l'avevo mai fatto al ristorante, quindi è un'anteprima. No, vabbè, grazie. Avete l'onore di anteprima assoluta del piatto di Roy Cáceres, è un onore veramente. Allora, Roy, raccontaci un po' di te, raccontaci come sei arrivato, perché tu sei uno chef stellato, insomma, è una bella responsabilità anche. Partiamo, diciamo, dalle origini. Io sono colombiano yes, di nascita, ho vissuto nel mio paese fino a che avevo 16 anni. Poi mia madre si era trasferita in Italia, quindi io ho deciso di venire con lei. La mia passione prima era la pallacanestro, io volevo giocare in Colombia a pallacanestro e ho giocato i campionati nazionali della mia categoria, quindi dicevo che me la cavicchiavo, come si dice. Qui in Italia ho provato a giocare a pallacanestro, ma non ci sono riuscito per via dei documenti. Inizialmente sono stato 2 anni senza, poi siamo riusciti a regolarizzare. Non tutto. Diciamolo a Salvini, perché non è carino che era 2 anni senza documenti. Vabbè, problemi, andiamo avanti. Sono problemi, 23 attenzione. Anni fa, vabbè. Poi adesso siamo connazionali, sono italiano come lui. Evviva, oh, vedi? Oh, vedi? Salutiamo Matteo. Ciao Matteo, ciao Matteo. Comunque, niente, poi da lì ho cominciato a lavorare perché avevo bisogno di un lavoro, quindi avevo bisogno di aiutare anche a casa, e mi hanno offerto il primo lavoro veramente che ho fatto così vero è stato invece all'Isola Piana, che mi ha segnato perché ho conosciuto quella che è diventata mia moglie. Ah, vedi, Alessandra. Segnato proprio Alessandro. In tutti i sensi, proprio. Segno indelebile. Assolutamente sì. No, nella realtà il primo lavoro è il pusher, ma non si può dire qui in radio perché radio. Lo sappiamo, no, Salvini, che no, dalla no, Colombia no, vengono importate poi sostanze. Cadiamo nei luoghi comuni, insomma, meglio evitare. La Colombia è molto altro. No, ma lo scherziamo, ovviamente, lo sappiamo. Tu sei di Bogotà, proprio di Bogotà. La capitale. La capitale. E niente, poi ho cominciato invece dopo l'Isola Piana, bellissimo posto in Sardegna di fronte a Carloforte, un'isola privata, e mi hanno offerto un lavoro d'inverno come lavapiatti. Mai fatto, però ho detto sì, io ho bisogno di lavorare, andiamo. E lì sono entrato nella prima cucina dove ho visto che era qualcosa che mi poteva interessare. Io da mio nonno Salomon ho sempre preso quel lavoro manuale, a lui piaceva molto lavorare il legno, cioè quei lavori manuali me li ha trasmessi e la cucina era quello, e quindi mi sono buttato a aiutare questo cuoco che c'era lì in questo piccolo albergo di montagna, Misurina, e lì praticamente gli davo una mano, lavavo i piatti dopo il servizio, ma quell'ora, quegli anni non pesava la fatica, venivo tardi ma non interessava. Eravamo giovani. 20 passa d'anni fa, sì. E niente, lì mi sono appassionato, come da buon latino, quando mi appassiona qualcosa io ci butto anima e giustamente, cuore, ci piace. E ho cominciato a studiare molto per conto mio, io non ho fatto scuole, non ho fatto corsi di aggiornamento, stage, perché non potevo permettermeli, perché sono molto utili, ma all'epoca dovevo lavorare per portare la pagnotta a casa.
sicché ho cominciato a lavorare, ho fatto due stagioni come lavapiatti, poi subito come commis di cucina, poi chef de partie, girando un po' l'Italia, da Forte di Marro, poi sono stato in Toscana, lì ho fatto il sous chef per la prima volta, però era un albergo molto grande, facevano molti coperti. Io volevo qualcos'altro, volevo che portare qualcosa nel piatto, qualcosa che mi emozionassi, no? E quindi poi sono andato in un altro albergo che sta a Port Ercole, il Rilasciato del Pelicano, lì sono stato un anno e ho visto che già era una cosa molto più attenta al piatto, era uno degli alberghi più belli dove ho mai lavorato. Poi sono stato invece per 8 anni in un ristorante che aveva una stella Michelin, la Locanda Solarola. E in questo posto per i 5 anni ho fatto il sous chef della proprietaria, poi lei si è messa da parte, mi ha lasciato prendere le redini della cucina facendo quella che io le ho detto, io devo fare la mia cucina, lei si fida di me, ormai ci conosciamo e lei mi ha permesso questo. È stato a 29 anni, ero lo chef di un ristorante con una stella Michelin, quindi è stata una bellissima sfida che per 2 anni l'abbiamo portata avanti. Poi la proprietaria è venuta a mancare, non c'erano più i presupposti per rimanere lì, c'era il figlio che voleva fare altre cose e quindi ci siamo divisi. Io sono venuto a Roma perché ho trovato dell'imprenditore a Roma che credevano in me, ci siamo messi insieme e abbiamo creato Metamorfosi 7 anni fa, ormai 8 a novembre. Dopo un anno ci hanno dato la prima stella Michelin, quindi è stato... E siamo in odore di seconda da quelle voci che girano. Senti, qua cominciano le domande. Una curiosità, ma è vero che gli chef stellati guadagnano davvero tanto? Angelo, e che tu vieni a dire a te? Cioè, ora con tutto è... Okay. 1200 euro. E poi Roy, continuerai con la tua arte culinaria o comparirai a MasterChef anche te? Allora, io non nego che la televisione sicuramente ti può aiutare... E da un punto di vista della comunicazione, perché Cracco è bravissimo, secondo me è un grandissimo professionista, è andato a MasterChef e comunque gli si è aperto un mondo del business molto ampio, quindi se mi capitasse io non valuterei e non dico subito no, assolutamente. Beh, mi sembra anche giusto, anche perché ormai è tutto molto social, cioè quando vai in televisione un attimo dopo ti si triplicano, decuplicano i contatti, tutti vogliono venire. Insomma, ricordiamo dov'è il tuo ristorante a Roma, perché per chi è a Roma magari è un ristorante che ha bisogno di prenotazione, però insomma è un bel ristorante. Allora, noi siamo in via Giovanni Antonelli 30, zona Parioli, vicino Piazza Euclide, davanti al mercato rionale. Benissimo, e quindi un posto dove tra l'altro io ho lavorato per anni, sono passato 1000 volte senza rendermi conto davanti al tuo ristorante. E s'andava a mangiare l'hot dog, che tristezza. Forse è una pecca, forse è anche un pochino voluto, noi non siamo molto in vista sulla via, anche perché non lavoriamo con la gente di passaggio, no? Quindi rimaniamo molto, diciamo, low profile. Così. Sì. Quindi insomma, per prenotazioni adesso scopriremo Roy, perché ci porterà, fra un po' lo vedremo, una composizione, una creazione che farà qui. Ma poi in ci parlerà della noi. Sua cucina, insomma, abbiamo tante domande da fare a Roy, tantissime. Ma adesso è il momento di concentrarci. Alessandro, no. Io lo so che tu sei, non ne puoi fare a meno proprio. Ti prego, saltiamola oggi. Alessandro, ne mancano due, siamo in chiusura, quindi possiamo ancora sopportare. Portare per almeno 2 sabati l'almanacco. Che cosa triste, guarda, una cosa di uno squallo, questi bevono, mangiano, guarda che roba. Vabbè, però sono anche un po' in tema, accettano, vero? Te tutto fanno, vabbè. Cose, pesci, vedi, ecco, il pesce, pescano. È veramente in tema, direi, sì, oggi, sì, è veramente in tema. Oggi è in tema. È l'almanacco del giorno in corso e Alessandro, come al solito, vi delizia con le novità del giorno. Allora, oggi è il 23 giugno 2018. E abbiamo appena passato il solstizio d'estate, quindi il 21 di giugno, inizio dell'estate, nonché giorno più lungo dell'anno. Il sole sorge oggi alle 5.35 e tramonta alle 20.50. La luna sorge alle 16.17 e tramonta alle 3.18 e la luna è giggosa crescente. Io non so. No, cosa mi sono sbagliato, scusa, gibbosa. La gibba, capito? È gibbosa crescente. Oggi abbiamo dei bei santi. Oh, il santo ufficiale del giorno è San Lanfranco. Beh, vabbè.
Lanfranco, ce ne sono. Lanfranco Sposini, per esempio, a voglia ce ne sono. Bravo. Tanti di Lanfranco. Poi abbiamo dei bei santi. Questo è il santo, vi ricordate quando stavamo in spiaggia da ragazzini, no? Che uno tirava l'altro col sedere per fare la pista delle biglie. E infatti San Bilio è il santo protettore delle di tutti quelli che delle piste delle biglie, del sedere dei ragazzini, del sedere perché dei ragazzini. Si piglia un ragazzino e ci si fa la pista. È così, è sicuro. Attenzione. Poi abbiamo Sant'Etel... No, leggi la te, se non ci riesco. Sant'Eteldreda. E chi è? Spiegami. Sant'Eteldreda è una santa di in odore di santità. Perché... Sì, da dove viene? Raccontaci. Non la più pallida. E non so neanche perché esiste, sinceramente. Questo ovviamente, contenti. Quello sotto è un altro errore dell'anagrafe, lo sappiamo. Sì, sì, questo è un errore grave. Sì, perché era San Valerio, invece l'hanno chiamato San Valero. È un errore quando hanno trascritto all'anagrafe. Poi abbiamo una santa che a Roma è fondamentale. Santa Agrippina. Agrippina, chiaramente. E poi abbiamo un santo San Rumoldo, che non mi ispira nulla. È il santo di Raffaella Carrà. Rumoldo ti piace? Rumoldo sì. Allora, oggi abbiamo delle notizie importantissime, la mia in particolare, che Alessio, la tua è bellissima, mi ha segnato, è una notizia meravigliosa. Ma intanto andiamo nel 1868, quando Lantham Scholz, Carlos Glidden e Samuel Sull brevettano una cosa che poi sarà diventata fondamentale. Ne ho qua una evoluzione sotto le mani: la macchina per scrivere. Ma pensa tu, una nel cosa... 1868 prima si scriveva con la penna e con l'inchiostro. Ma la notizia più io non so come questa dire. Come la definiresti? Ma questa Alessandro? è una notizia tagliente. Sì. Direi. Sharpie notice. Una notizia veramente tagliente, perché ricorderemo tutti che nel 1993 la ormai strafamosa Lorena Bobbitt, diciamo che ha dato un taglio alla sua relazione, un taglio netto alla sua relazione coniugale, perché ebbe la buona idea di evirare il marito con un coltello da cucina. Marito che poi, ricordiamo, dopo quella cosa e dopo che gli hanno ricucito con ago e filo, si dedicò al cinema porno. Fece un film che si chiamava John Wayne Bobbin Uncut. Che uncut vuol dire sia quando non c'è taglio del regista, ma insomma anche uncut per quanto riguarda. Che genio. Vai, e invece nel 2016 nel Regno Unito, tramite il referendum, si decide l'uscita della nazione dalla Comunità Europea. Della Gran Bretagna, no. Del Regno Unito. Del Regno Unito, la Brexit. Sì. La cosiddetta Brexit. E come si dice a Roma, peggio per loro. Veramente peggio per loro. Ma la notizia di oggi è una notizia attualissima. Oh. Dove manchiamo di più secondo te in questo momento, Alessandro? Noi nella Formula 1 manchiamo? No, non mi sembra. No, non manchiamo in tanti sport. No, manchiamo in un altro sport, non lo commentiamo in questo momento, ma diamo la notizia. Oggi voi pensate, il più grande picchiatore della storia è Ivan Drago, cioè uno dice Rocky 4 è Ivan Drago, oppure no, ricordate che chi va di testa è sempre lui. Ex allenatore del Real Madrid, ora ha lasciato temporaneamente la squadra. Oggi nasce nel 1972 Zinedine Zidane, il testa dura della nazionale francese. Sì, sì. Il testa dura. Testa dura. E allora, che cosa vogliamo farvi noi? Vogliamo semplicemente, ragazzi, un mondiale senza l'Italia non è un mondiale. Alessandro se ne sta guardando tutte le partite. Sì. Ce n'è una, credo, in questo momento. Sì, c'è Belgio-Tunisia 4-1. Vabbè, risultato abbastanza scontato. Però insomma, anche se non c'è l'Italia, qualcuno dovrà vincere questo mondiale, Alessandro. In effetti sì, qualcuno lo dovrà vincere. Noi abbiamo selezionato tre squadre e voi ci dovrete dire, tra queste tre squadre, quella che secondo voi ha più possibilità di vincere il campionato del mondo. Allora, noi abbiamo avuto l'OR, ho sbagliato telecamera, adesso me la prendo. L'OR Tarantini la settimana scorsa con i Musita, francese Transalpina. Io dico, la Francia mi sembra una squadra solida, vero Alessandro? La Francia è molto solida, quest'anno è la seconda nazionale più giovane del mondiale, ha dei talenti come Mbappé, Griezmann, Pogba, ha una difesa solida, Dembélé, insomma. Se è fosse una squadra... il francese fra questi, no, che... No, i francesi ce n'è uno. No, francese forse Lloris in porta, sì, ma basta. Tutti gli altri ovviamente non sono francesi. E la Francia è una bella squadra, ma a mio avviso quest'anno la favorita è indubbiamente il Brasile, che pur avendo avuto una partenza un po' in sordina, si comincia a riprendere, infarcita, piena di talenti, e secondo me il Brasile è la favorita. Roy. Ma
secondo me la Colombia. La Colombia si deve riprendere dalla prima partita, ma si riprenderà domani sera, siamo sicuri, e farà bene. Secondo me io tifo Colombia. Bella squadra Colombia. La Colombia, James Rodriguez, Cuadrado, grande squadra. Quindi, tra queste tre squadre, quale pensate che vincerà il mondiale? La Francia per Alessio, il Brasile per Alessandro, la Colombia per Roy. Fuori concorso, ma i detentori del titolo, Alessandro, come sono messi? Hanno perso la prima partita. Quindi messi malissimo, sì, direi. Molto male. Ok. Allora, votate. Potete votare in tante maniere. Io vi consiglio intanto di condividere il video che state guardando sulla vostra pagina Facebook, perché questa è l'unica maniera in cui noi ci facciamo pubblicità. Attraverso il vostro consenso, attraverso voi che ci raccontate ai vostri amici, alle persone che conoscete. Quindi condividete il video e mettete un like sulla pagina di Radio Cigliano, perché corrisponde a un applauso, e questo fa piacere a chi fa radio, a chi fa spettacolo in generale. Abbiamo un WhatsApp 328 7948 796. Potete farci tante cose, buttarlo ovviamente se non vi interessa, ma altrimenti, se lo memorizzate nel vostro telefonino, potete mandarci un controselfie. Cos'è un controselfie? La vostra fotografia di quello che state facendo adesso. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi, vi mandiamo in onda, quindi mandateci il vostro controselfie. E poi fra un po' produrremo il selfie di giornata insieme a Roy e ve lo regaleremo alla fine della puntata, esclusivamente se ci mandate anche un ciao, anche un messaggio con una sola parola al 328 7948 796. Quindi mi raccomando, la condivisione e il WhatsApp sono l'anima di Radio Cigliano. Allora, la nostra è una trasmissione, ovviamente con Roy si parlerà di cucina, si parlerà di tante cose. Ma anche di figa, se vogliamo, ma però cioè, abbiamo lo chef, conviene parlare di cucina. Ma chi dovremmo invitare, Alessandro? Rocco Siffredi, io inviterei Rocco, che salutiamo e una ciao, volta Rocco. Speriamo di averlo. Se vuoi venire, noi qua ti ospitiamo senz'altro. Penso che quel giorno non mancherà Tiziana. No, sicuramente non mancherà Tiziana. Noi ovviamente umilmente ci inchineremo. Maior, minor Cessat. Assolutamente il Cessat, anche Cesso nel frattempo, perché è un po' così. Allora, dove vi porto io? Vi porto qui, ragazzi. Guardate che roba che ho tirato fuori. Alessandro, questo è un pezzo che non abbiamo mai passato in radio. Ti rendi conto? Vabbè, non si riesce a capire come mai. 1995, l'LP prende il nome dalla canzone più importante che veramente abbiamo ascoltato e ballato tutti quanti, The Rhythm of the Night. Ma oggi vi porto un secondo estratto dall'LP. Questa è Corona, dal 1995, in diretta su Radio Cigliano con la sua Baby Baby. E allora, questo è il primo brano di Alessio e ora cominciamo con i fuori onda qui su Facebook, e abbiamo la fortuna di avere Roy Caceres e cominciamo. Io ho tante curiosità. Allora, comincia Alessandro, perché mi metto anche alla telecamera, perché non ci sono cose. Cosa è zompata la telecamera mobile, quindi adesso devo ripristinarla. Nel frattempo tu vai avanti tranquillamente. Allora Roy, la cosa che ti volevo chiedere, abbiamo parlato di come... Te mando besitos Roy desde Mexico. Mi tia. Allora, la cosa che ci interessa in questo momento è questa. Come nasce un'idea di cucina? Nel senso, tu hai parlato del tuo percorso e hai detto: io volevo fare la mia cucina, volevo dare un'emozione, volevo trasmettere. Come nasce la propria cucina? Perché chiaramente dei cuochi amatoriali come posso essere io, copiamo le ricette, vediamo una ricetta, diciamo, vediamo come riusciamo a farla. Invece come nasce? Perché a me questa parte interessa particolarmente. Allora, sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, poi diventa una cosa molto personale. Ognuno di noi, ogni cuoco, ogni chef, come ci chiamiamo adesso, sì, guarda, cioè fa in modo molto personale. Io cerco sempre di trasmettere un'emozione che ho provato, che ho vissuto da bambino, un ricordo. Uno dei primi piatti che ho fatto è stato un piatto dedicato a mio nonno Salomon. Mio nonno era di origine siriana e lui, quando cucinava a casa, io me lo ricordo da bambino, faceva un piatto che mi piaceva tanto, si chiamava kibbe. E che era questa specie di polpetta d'agnello con il bulgur, e la menta, il cipollotto, poi venivano fritte o al forno, però lui me la faceva assaggiare da cruda. La carne cruda d'agnello col bulgur, la menta, il cipollotto era un sapore che io ce l'ho nella memoria, e ci ho fatto un piatto, un crudo di, in quel caso non era più d'agnello ma era di manzo,
con la menta, il cipollotto. Ho ricreato quel ricordo di mio nonno ed è un'emozione che io trasmetto in quel piatto lì, e l'intenzione è quella che il nostro ospite percepisca quelle emozioni che non riusciamo a trasmettere. Quello può essere per un ricordo, può essere per magari qualcosa che hai visto che ti ha colpito, un viaggio che hai fatto magari in Giappone, piuttosto quando sono andato in Giappone ho portato tante idee che poi sono diventati piatti, no? Io penso che da noi nasce così, poi a supportare questo ci deve essere una grande tecnica, ci deve essere una conoscenza perché, della materia prima. Anche perché gli abbinamenti, poi uno può avere l'idea più bella del mondo, ma se metti il latte con le cozze, bene, non sta, no, per dire. Ci sta. Ecco, ci sta pure il latte con le cozze, sì, abbiamo tutto, finito. Cioè, anche perché tutto. Cozze e pecorino è un abbinamento, la spaghetta cozze e pecorino si fa, insomma, latte. Sì, sì. Senti un po', tu sei... Aspetta, dobbiamo rientrare in diretta perché Corona ha finito, così te la faccio anche in radio. Primo pezzo portato ad Alessio alle vostre orecchie oggi, il 23 giugno 2018, è Corona Baby Baby in diretta su Radio Cigliano. C'è Roy Caceres qui che sta raccontando anche nei fuori onda quali sono le tue idee di cucina. E io ti faccio subito una domanda. Tu sei colombiano, quindi comunque hai avuto una infarinatura di mangiare, proprio semplicemente senza di cucina, ma anche di mangiare colombiano. Poi poi sei arrivato in Italia. E l'Italia l'hai girata veramente tutta, dal nord al sud, isole comprese. La differenza fra le cucine, cioè tu nella tua cucina di oggi porti sicuramente delle suggestioni sudamericane, ma è una cucina, possiamo definirla italiana o internazionale? Come la definiresti? Allora, io inizialmente ho cominciato a far mia quella italianità che non mi apparteneva, no? Perché non essendo italiano di nascita, il racconto di mia nonna era il sancocho piuttosto che l'ajiaco o altre zuppe o piatti tipici colombiani, che il tortellino vostro, la lasagna piuttosto che il pilao sardo. Quindi ho cominciato a far mie quell'italianità che non mi apparteneva. Una volta che l'ho fatta mia, la mia cucina ha preso un'impronta molto italiana per molti molti anni, sempre con influenze di altri luoghi, perché comunque, come ho detto prima, la mia cucina si influenza dalle mie emozioni, dai miei viaggi, dove vado io, prendo e poi plasmo e trasformo con la mia personalità, diciamo così. Però sarà un 3 anni a sta parte che, pensando alla mia cucina, cosa mancasse alla mia cucina che mi piaceva molto fino a quel momento lì, ho cercato di darmi una risposta, e la risposta erano le mie radici. Se una cucina deve parlare veramente di me, deve avere anche quelle che sono le mie radici. Ho cominciato a mettere qualche ingrediente, qualche tecnica che ricordasse un po' il Sud America, un po' le mie origini. E così è diventata una cucina ancora più personale. Io ho sempre voluto creare una cucina che mi rispecchiasse per quello che sono, che sia nel bene e nel male, però che quando qualcuno cerca una cucina particolare, che quella di Roy la riconosca subito. È quello che abbiamo cercato. Ma ti è capitato mai di fare un piatto che tu l'hai pensato, che nella tua idea ti piaceva molto e poi invece nel concreto non ha rispecchiato le aspettative che tu avevi, o qualche tentativo di piatto, qualcosa? No, questo del genere succede sempre, cioè non è che ogni piatto che ogni piatto che io faccio è subito perfetto, certo. No, questo non è vero assolutamente. Dietro ogni piatto c'è tanto lavoro, tanto studio, tanti tentativi, prove. Ci sono i piatti che vengono così, vengono alla prima, quasi è perfetto, one poi shot, dai qualche sì. aggiustamento e diventa un grande piatto. Altri che ci lavori per 6 mesi e non viene. Quindi noi abbiamo al ristorante, abbiamo un faldone che sono, diciamo così, no editing, che sono piatti provati ma mai messi in carta perché non mi convincevano fino in fondo. Però poi magari li vedi dopo 2 anni, perché io vado a sfogliare spesso questo faldone e dici, qui ah, quindi lo riprendi tutto, magari . con una consapevolezza diversa, dici ah, però adesso potremmo farlo in questo modo qua, lo cambi di nuovo e poi lo rimetti perché lì ti ha convinto. Quindi secondo me non bisogna mai accantonare del tutto, perché sono tutte idee, tutto lavoro che si è messo su quel prodotto, su quell'idea, e secondo me prima o poi può tornare utile. Giustamente, mi piace molto anche questa cosa della conservazione, cioè ti viene un'idea, la scarti, però non è che la butti la cestini, ce l'hai lì, la metti da parte e poi la riutilizzi magari quando la sensibilità è cambiato certo. Anche il tuo modo di essere, hai fatto già delle sperimentazioni, e quindi quella che in quel momento non andava bene la riporti, la rielabori e la presenti. No, ma le domande che ci abbiamo, io ce ne ho già altre 10 in mente da fare a lui. Senti, poi io ho una domanda per te, Alessandro. Dimmela. Il numero della tua canzone?
canzone. Ah sì, mettiamo la numero 4. La numero 4. Che tu non sai neanche chi sono, perché beh, ovviamente... Però l'ho sentita, eh. Com'è? È bella, mi piace. Hai capito? Da dove l'hai tirati fuori? Ma questi? Io non ti preoccupare, perché io come Roy nella cucina, io nella musica. Se giri, no? Cerco, ascolto, percepisco di qua, bravo, di là. Bravo. Allora, questa è una piccola orchestra di Portland in America. Cosa fanno loro? Loro spaziano tra vari generi, perché hanno fatto del jazz, hanno fatto del lounge, hanno fatto del pop. Si sono veramente districati in qualsiasi genere musicale. Io ho selezionato una canzone che è una via di mezzo tra il lounge e una ballad pop, ma mi ha colpito immediatamente per le sue sonorità. Quelli che ci sentiamo qui su Radio Cigliano, sentite che bel sound. È bellissimo. Un sound, è una via di mezzo tra un fine anni 90, però con sonorità che ricordano anche qualcosa, Buddha Bar, o Manhattan Transfer. O Manhattan Transfer. Loro si chiamano Pink Martini e il brano qui su Radio Cigliano è Hey Eugene. Bello. No, bello, bello, sei andato a trovare. Io Roy, pesco, dimmi pesco. Qual è il numero della tua canzone che vuoi che mettiamo, solo il allora, numero, ovviamente. Il numero è il numero uno. Il numero uno, perfetto, andiamo in ordine, bel pezzo, porca miseria che hai tirato fuori. Allora, Alessandro, vai con le domande, perché ne hai tante. No, oh, allora, io starei qua 7 ore a far domande a lui, intanto perché, allora, io sempre, lo dico a tutti, no? Per me anche gli chef nel loro campo sono artisti e... Beh, no. C'è qualcosa di artistico, sì, sicuramente. Ci può stare, come paragone. E quindi, sai, a me, non essendo io artista, io faccio avvocato, quindi di artistico c'ho poco, mi piace scoprire come nascono determinate cose, determinate idee e determinate idee di cucina, perché poi ognuno di voi ha un'idea di cucina. E su questo ti volevo fare una domanda. C'è rivalità tra gli chef stellati o c'è più collaborazione o c'è più, nel senso, se tu vedi un piatto, un altro piatto di uno chef stellato che magari avresti voluto fare tu, che dici cazzo che bel piatto che ha fatto questo, è una cosa che ti suscita invidia oppure dici no bravo, complimenti, capisci che ti voglio dire? Allora personalmente io parlo sempre a titolo personale. Personalmente quando vedo un grande piatto dico cavolo, è stato un grande, lo avrei voluto fare io, però bravo. E secondo me a me mi serve un pochino da stimolo, per dire dai facciamo, cioè muoviamo la testa, cerchiamo qualcosa di nuovo. Io cerco sempre di vedere tutto quello che mi circonda, perché vado, secondo me in Italia abbiamo dei grandissimi chef, all'estero tanti si muovono veramente a ritmi molto elevati, molto, beh, sono molto Spagna, in gamba, sì, Spagna, ma non solo in Nord Europa, la stessa Inghilterra che fino a 15 anni fa non gli davi una lira, invece tira fuori adesso dei bravi chef. In Asia ci sono davvero, se vai in Giappone ti metti le mani nei capelli da quanto sono bravi, come maniacalità, come tecnica, come rigorosità del lavoro, loro sono veramente molto forti. E quindi cerco sempre di vedere cosa c'è in giro, ma quando cerco un piatto e cerco di fare un piatto, cerco di straniarmi un po' da tutto e guardarmi dentro, perché se ti guardi dentro poi non sbagli mai, alla fine diventa tuo. E quindi è un pochino più difficile, secondo me è più facile andare a vedere e prendere un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, assemblare come magari possono fare in tanti, ma invece guardandosi dentro che si trova il vero colpo di genio, perché dentro di ognuno c'è un genio. Perdonami un attimo che deve disannunciare Alessandro. Pink Martini, questa era Hey Eugene, brano del 2007 che ho passato per la prima volta questo gruppo qui in diretta per voi oggi 23 giugno su Radio Cigliano. Evviva, senti, io leggo qua dalla tua pagina del... No, aspetta che c'è Yvonne Patricia che mia dice zia. A parte de Grand Chef, muy buen bailador de salsa. Attenzione! Vamonos! Da noi questo è proprio nel... DNA. Sì, nel DNA. Nelle feste di casa tu vedi che si comincia a ballare fino all'alba, fino a... quindi impari proprio da bambino te lo porti dentro e... normale. Dicevo, io qua avrò dei problemi con la telecamera mobile oggi che salta in continuazione, speriamo che vada bene. Allora, dicevo, nella tua descrizione nel sito del ristorante Metamorfosi io leggo una tua descrizione che mi piace perché è molto bella. Tu dici che occorre che ogni ricetta, ogni menù si presenti come una storia da raccontare, che ogni piatto abbia i contorni di una narrazione in grado di evocare ricordi, emozioni, stimoli sensoriali.
Bella questa descrizione, mi piace molto, cioè andare a acchiappare non soltanto il palato, ma un po' tutti i sensi con la tua cucina. In effetti ci sono dei piatti a metamorfosi dove non solo si usa la vista, l'olfatto e il gusto, ma anche si entra in gioco con le mani, col tatto. Ci sono dei piatti che si mangiano con le mani, dove ci si deve sporcare le mani, come io penso che uno dei gesti primordiali, uno dei primi gesti che si fa da bambino è prendere qualcosa e portarla alla bocca con le mani, no? Io sono stato sgridato da mia zia che scrive qua, da mia mamma che sicuramente sta guardando. Da bambino io mangiavo con le mani sempre, ma fino tipo a 7-8 anni io amavo mangiare con le mani, no? Anche la moglie adesso lo rimprovera. Ed è una cosa che adesso tuttora faccio, perché secondo me è una sensibilità diversa, si aumenta secondo me la percezione del gusto. Beh, per esempio, io sono andato varie volte al ristorante etiopico Eritreo, lì hanno degli piatti si mangia con le mani, nell'ingera del pane loro lo prendi e lo mangi con le mani. E quindi al ristorante abbiamo creato dei piatti dove si cerca di coinvolgere altri sensi che non solo quelli convenzionali, ma anche il tatto, mangiare con le mani, sporcarsi un po' le mani, anche lecarsi le dita fa parte del gioco. E questo sono emozioni, in fondo noi a Metamorfosi vogliamo trasmettere emozioni. C'è un nostro amico che è molto perplesso, Alessandro, perché dice: Alessandro, che passa bella musica. Ciao Alberto, ma attenzione che c'ho le sorprese oggi. Hai colpi di coda, oggi, ma anche le cadute rovinose. Ma tu dici la mia uno, vorresti dire, per caso? Fammi vedere. insomma. Per esempio, poi abbiamo Roy che la legge anche in spagnolo, attenzione, perfettamente. Qua dico, e neanche si lavava le mani, e ci dicono qua, neanche si lavava le mani. Attenzione, quindi, ai ai ai. Allora, a noi piace non solo ascoltare Roy con la sua arte, la sua cucina, ma oggi trasformarlo per un pomeriggio in un DJ radiofonico. Roy anche ha portato la sua playlist, devi annunciare il tuo primo brano. Allora, Carlos Vives con La Tierra del Olvido. Del 1995, ha fatto poi il remake nel 2015. Come mai hai scelto questo brano? Mi ricorda la mia terra, Colombia, è un'emozione proprio che mi porto dentro. Sì, anche perché in Sud America sappiamo che questo tipo di musica è la musica che va per la maggiore, no? Ma poi questo remake è bello perché coniuga secondo me tante cose. Bello, grande, intro perfetta, grandissimo. La terra dell'olvido è la terra del... che è? Olvido a dimenticare? La terra dimenticata. La terra dimenticata, bello, lo spagnolo non ci capisco niente io, però insomma. Allora, 328-7948-796 è il WhatsApp per mandarci i vostri controselfie, li mandiamo in onda ed è l'unica maniera per avere il selfie di giornata che produrremo tra un po' e che vi manderemo solo tramite questo canale. Ovviamente chi avesse delle domande per Roy, che abbiamo la fortuna di avere qua, può farle tranquillamente o su WhatsApp o sulla chat e noi gliele gireremo immediatamente. Condividete il video che state guardando, l'abbiamo fatto noi ma lo state facendo anche voi, condividetelo sulla vostra pagina Facebook. Io vi preannuncio che stiamo in chiusura, pensavo di poter andare un po' più lungo con lo diceva anche tua moglie questo, pensavo che andasse un po' più lungo, ma purtroppo lo diceva la moglie purtroppo niente, con tutto che gli ho dato Lorena Bobbitt, niente, sempre così andiamo a finire. Benissimo, allora stavo dicendo che chiuderemo la trasmissione settimana prossima, tutte e due le trasmissioni, sia la trasmissione del giovedì che quella del sabato, perché io sono morto completamente e poi qua dentro fa un caldo, lo stanno vedendo i nostri ospiti, insopportabile. Quindi chiuderemo le nostre trasmissioni sabato prossimo e faremo una bella diretta qui per Se Prima Eravamo in Due insieme ad Andrea Checchi, come abbiamo iniziato così finiamo, insieme anche a Tiziana Guida ovviamente, e cercheremo di raccontarvi un po' la stagione che c'è stata, quindi mi raccomando venite insieme a noi sabato prossimo. Allora, io avevo un'altra domanda per Roy che già gli ho fatto quando ci siamo incontrati la prima volta, ma gliela devo fare in radio perché ovviamente eravamo io e te, qua non ci ha sentito nessuno. L'importanza della scelta delle materie prime per uno chef, che secondo me è un aspetto fondamentale della cucina di chiunque. Allora, senza una grande materia prima, c'è uno chef francese molto famoso, Alain Ducasse, che dice che con una materia prima di merda puoi avere solo un grande piatto di merda. Quindi la materia prima sta alla base del piatto, sta alla base di una grande cucina.
grande materia prima, attenzione, non vuol dire per forza caviale o scampi di prima o aragosta, grande materia prima anche quell'acciuga super favolosa appena pescata, piuttosto che materia di qualità, la guglia, piuttosto che un grande vegetale coltivato come si deve, raccolto da poco. Questa è la grande materia prima, la qualità sta nella bontà del prodotto, nel come viene fatto. Quindi immagino che voi avrete una selezione certosina al ristorante. Sì, 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 i nostri fornitori a volte diventano pazzi perché se non è ottimo lo mandiamo indietro. Stop. Ma tra l'altro, ormai ci conosco. La ricerca delle materie prime non è una stupidaggine, cioè uno per avere le materie prime deve girare come un pazzo, trovare i fornitori di fiducia, vero? Sì, 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 noi abbiamo una trentina di fornitori diversi, forse anche di più, adesso non c'ho il conto preciso, però di pesce ne abbiamo tre o quattro, perché comunque se uno non ce l'ha vai a cercarlo dall'altro, la verdura uguale, ci sono tre fornitori di erbe aromatiche, uno che sta a Ravenna, l'altro che sta a Napoli, cioè tutti diversi, perché comunque fanno tutte delle piccole cose interessanti e belle, quindi devi prendere anche solo un prodotto, ovviamente. Sì, sì, sì. Perché è lì che è il bello anche di trasmettere quell'artigianalità di quel piccolo produttore. E poi anche materie fresche che devono essere reperite al giorno, immediatamente, la mattina per il pomeriggio, la mattina per la sera, il pomeriggio per la sera. Noi abbiamo la fortuna di avere davanti il mercato rionale, certo, quindi certo. Non avendo celle nel ristorante ma soltanto i frigoriferi, noi la mattina, ogni mattina si prendono le verdure che si cucineranno quel giorno lì. E quindi abbiamo tutto ogni giorno fresco, perché è giusto che sia così. Certo, che sia così. Bellissimo. Roy, preparati a disannunciare il brano. Allora, devi disannunciare quando vedi quel microfono lì. Yes. Diventa rosso. Quando diventa rosso. Abbiamo ascoltato Carlos Vives con La Tierra dell'Olvido. Grande, oh, grande Roy, siete in diretta su Radio Cigliano. Se prima eravamo in due, ragazzi, abbiamo fatto una bella stagione quest'anno. Siamo alla 33esima puntata di quest'anno. Siamo riusciti a farle, abbiamo avuto tanti ospiti. Oggi c'è Roy Caceres del ristorante Metamorfosi, chef stellato, ci sta raccontando la sua arte e ci piace che ci sia veramente non soltanto musica qui a Radio Cigliano, ma che ci sia anche chi fa della cucina un'arte, perché sempre arte, come diceva Alessandro prima, si tratta. Oh, allora, detto questo, io ho un'altra domanda, perché io ormai ho domande su domande, non è che qua non finiscono le domande. La tua, diciamo, di base, prediligi una cucina di carne o una cucina di pesce? Una cucina di terra o una cucina di mare? O comunque per te è indifferente, basta che l'idea del piatto sia quella che vuoi tu? Allora, in questo momento diciamo che è indifferente. Io non interessa che sia carne, pesce o vegetale, che secondo me certo. la verdura in questo momento sta prendendo un'importanza molto forte nell'alta cucina, perché comunque il vegetale, se hai una grande verdura e riesci a esaltarla, è valida come una grande carne, secondo me. Quindi non importa che sia carne o pesce, l'importante è che sia una grande qualità, l'importante è che l'idea del piatto, se ha bisogno anche di carne e pesce insieme, si può mettere, non interessa, non sono per solo carne, solo pesce, non formaggio sul pesce, queste cose non mi riguardano, io mi sento molto libero di creare e di dare un'emozione, quindi quello che ho bisogno prendo. Bella risposta ci ha dato Roy Caceres. Attenzione ragazzi, tra le altre cose vi volevo dire che oggi abbiamo l'anteprima in diretta, ricordiamocelo, perché tra un po' avrete la fortuna di assistere in diretta alla preparazione di un nuovo piatto ancora mai fatto, che Roy farà qui per noi in anteprima. Ma andiamo avanti con la musica, perché questa è una trasmissione di base musicale. Dovete votare la sfida di oggi, che è chi vincerà i mondiali di calcio di quest'anno. Abbiamo scelto tre squadre, noi ce ne sono tante, ma abbiamo scelto tre squadre. Io dico la Francia, Alessandro dice il Brasile e Roy dice la Colombia. E poi ascoltate la musica, perché dovrete votare anche la sfida musicale. Vi porto nel 1984. Era fresco fresco di uscita dai Caja Gugu e insieme a Giorgio Moroder, che si occupò della stesura della musica, si occupò della colonna sonora di un film fantasy eccezionale. Ci ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano, Limahl, e questa è la sua bellissima Neverending Story. Vabbè. Lo ricordi, una cresta bionda? Vabbè, eravamo molto anni 80, veramente molto anni 80. C'avevo i capelli anch'io all'epoca, quindi è tutto dire, ricordiamolo. Senti un po', parlando di date, come si è evoluta secondo te la cucina negli ultimi 10-20 anni? C'è stata un'evoluzione? C'è stato uno splat, secondo me
che eravamo la Nouvelle Cuisine, che poi invece diventa cucina tecno-emozionale, sì, spagnola, dove era tutta tecnica, era tutto stupore nel piatto. Poi adesso invece c'è stato da qualche anno a sta parte la cucina nordica, che ha influenzato molto la cucina mondiale. La cucina nordica, come si rappresenta? Io sapevo solo il salmone, quello del supermercato, Pier Salmone. E invece c'è stato uno chef che è stato il precursore, diciamo, un po' di questo filone della cucina nordica, che è René Redzepi, che per 3 anni o più è stato il ristorante numero 1 al mondo per la 50 Best Restaurant. E lui ha creato questa nuova cucina nordica, dove davvero loro hanno pochi prodotti in confronto a noi, che abbiamo un'immensità. Tutto. Vabbè, noi siamo avvantaggiati dal clima. Da questo diciamo così, minoranza di prodotti, hanno ricavato una forza per creare una ricerca sul prodotto, facendo dei grandi piatti con grande tecnica, perché lui è stato pure da Ferran Adrià quando era il momento della cucina spagnola, e ha creato questo filone di cucina nordica, che è nella parte molto essenziale, guardando molto al territorio, al prodotto, non per forza chilometro zero, ma grande qualità prodotto, tutto del territorio. È venuto fuori un filone che influenza anche tanti cuochi italiani, spagnoli, e è venuto fuori una bella cosa. Adesso secondo me è anche il momento un po' dell'Italia, con quest'anno torna al primo posto Massimo Bottura, il grande Massimo Bottura, che torna a essere primo al mondo dopo un anno di stop, dove è stato secondo e ritornato primo. E la cucina italiana torna a essere al vertice della cucina mondiale. Siamo tutti felici, facciamo gli auguri a Massimo Bottura, alla Francescana, che sono sicuramente un simbolo e un esempio da seguire. Evviva, bellissimo. No, ci piace molto anche questo excursus un po' temporale. Sì, ho visto il numero, Alessandro, adesso la carico. Siete sempre in diretta su Radio Cigliano, sono le 15.41, su Facebook ci ascoltate le canzoni coperte dalle nostre voci per ovvi motivi di copyright che ho spiegato tante volte. Se volete ascoltare la nostra selezione musicale, oltre le chiacchiere che facciamo, scaricatevi l'app Radio Cigliano dai vostri gestori di app preferiti e lì sentite le canzoni, vero Alessandro? Pulite, sì, senza nessun tipo di interferenza. Facilissimo, non ci vuole niente. App, date il via all'app e parte la musica. Evviva! Ci riesco anch'io. Pensate, pensate, entro in diretta. E questo è Limal con Never Ending Story, bel brano che Alessio vi ha portato. Bellissimo, bellissimo. È un brano evocativo, suggestivo, che ci è piaciuto portare alla vostra attenzione per quanto riguarda la sfida musicale di oggi, che fa parte di Se Prima Eravamo in Due. Tra un po' la potrete votare, ovviamente non adesso perché non è ancora completa. Tra un po' faremo anche un riepilogo e vi daremo la possibilità di votare. Io salto di un anno, dal 2007 passo al 2008. Allora, ora abbiamo questo exploit musicale dei Bundabash, no? Che sono il gruppo del momento. Tra l'altro, tu non so se sai che Takagi e Ketra, uno dei due è un componente dei Bundabash, no? Sì. Uno era un ex gemelli diversi e l'altro è un componente dei Bundabash, che ora sono in cima alle classifiche con il brano insieme a Lorena Bertè, Non ti dico no. Ma il gruppo precursore del reggae salentino non sono stati Bundabash, ma sono stati i famosissimi Sud Sound System. I Sud Sound System in questo brano si sono uniti con Neffa, altro grandissimo artista della musica italiana, e hanno tirato fuori questo brano un po' lento, ma sempre nel loro stile. Qui su Radio Cigliano questa è Chiedersi come mai. Guarda che hai tirato fuori, guarda che hai tirato fuori. Senti un po', la musica, Roy, può essere di influenza anche alla cucina? Mi sto chiedendo, non lo so proprio, è una domanda che ti faccio senza... Sì, cioè ci sono dei grandi chef che hanno creato dei piatti ispirati a dei musicisti. Un esempio è proprio Massimo Bottura, lui ha creato un omaggio a Thelonious Monk e ha fatto questo piatto di, mi sembra che sia un black cod, un baccalà, diciamo, sì, così, non baccalà ma tipo un merluzzo nero. Il pesce nero più sottovalutato del mondo, il baccalà. Questo merluzzo nero che lui l'ha fatto, era tutto bianco e nero, giocato sul bianco e nero, ispirato a una canzone di Thelonious Monk. Quindi l'importante è che ci sia, secondo me, la conoscenza per poterlo fare. Lui è un grande amante della musica
lega sia musica e arte nella cucina, è una suo filone. Lui, cioè, è bello, mi piace. Tu non è che puoi fare piatto dedicato a Luis Fonsi perché Despacito, cioè, diciamo, viene un piatto de merda. Oddio, no, lo diciamo, insomma, magari invece salutiamo noi... Luis. Salutiamo, sentite, c'è Giuseppe che ci dice che sta in partenza. Giuseppe da Napoli, un po' sfocata la foto ma si vede. Giuseppe che è in partenza per una degustazione di vini. Ma il vino quanto è fondamentale? C'è il vino forum, Paolo, all'interno della cucina. Ah, cioè, ecco, è una delle, no, domande, quanto è importante l'abbinamento di un piatto con un vino adeguato. Allora, per noi è, diciamo, molto fondamentale il vino, sicuramente è fondamentale, ma ci sono anche altre escursus, altre bevande alternative. A me piace molto anche dei cocktail, noi al ristorante creiamo dei cocktail apposta per abbinarli a dei piatti. Bellissimo. E è stata una cosa che è piaciuta molto, una tendenza che è sempre più in voga nei ristoranti gourmet. E il vino, noi abbiamo un grande sommelier che è Paolo Aballe, che ormai lui ha aperto il ristorante insieme a noi e c'è dall'inizio. E ormai ha capito l'importanza del sommelier e che capisca il tipo di cucina e la interpreti col vino. Il vino è molto ampio, no? E lui ci riesce molto bene. Io ogni volta che salgo su a parlare con i nostri ospiti trovo che gli abbinamenti che fa lui insieme al vino, loro sono estasiati, perché anche delle bottiglie strane, particolari, non note, lui l'importante è che si vada bene col piatto, non pensa solo a valorizzare il vino, ma l'abbinamento è quello è fondamentale. Sì, è molto appassionato, lui trasmette la sua passione nel vino come noi lo facciamo in cucina. Immagino comunque abbiate una cantina di livello lì al ristorante. Diciamo che ce la caviamo. Sì. beh, vorrei vedere, assolutamente sì. Ricordiamo di condividere sempre questo video, condividetelo, sì, sulla vostra pagina Facebook, è fondamentale. Noi siamo qui per fare radio insieme a voi, perché da soli non serve a niente, secondo me, farla insieme a voi è fondamentale, quindi ricordatevi di condividere anche magari con due righe d'accompagno, ci piace questa trasmissione o quello che volete voi, sulla vostra pagina Facebook, in maniera che più siamo e più ci divertiamo. Tocca ad Alessandro, che deve disannunciare il disco che ha presentato. Il Sud Sound System insieme a Neffa, chiedersi come mai questo brano bellissimo del 2008, secondo brano della selezione di Alessandro. Roy, dimmi qual è il brano, il numero del secondo brano che metterai in onda. Allora, il 4. Perfetto, il numero 4. Oh, grande pezzo. Perché l'hai portato? Allora, questo è un ricordo da bambino. Io ho mia zia, quella che scriveva, sì, prima. Che non te la mangi mai, te la vai mai. E mia mamma, che loro comunque ascoltavano questa musica. Io avevo i giradischi a casa e prendevo. E questi dischi li mettevo, c'era Carole King, c'era Joe Cocker, tutti questi qua, perché era la musica loro da ragazze. E mi piacque moltissimo, da lì tutta la mia infanzia me la ricordo molto. Bei tempi, anno, quando ancora in Colombia non si ascoltava soltanto Luis Fonsi o Maluma, cioè veramente ancora si ascoltava Joe Cocker. Va bene, allora ce l'ascoltiamo, puoi annunciarlo. Allora, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, 1969. Grandissimo brano, guarda, io lo conosco, è veramente un gran pezzo e appoggio la selezione di Roy per voi su Radio Cigliano. E questo è un altro pezzo, Alessandro, che non abbiamo mai messo. Cioè, vabbè. E poi non so se ti capita anche a te, quando facciamo, Roy, le nostre selezioni, portiamo dischi che non abbiamo mai messo, quindi ogni settimana dobbiamo andare a prendere dischi nuovi e cercare dischi nuovi, e ogni volta che stiamo qui, che stiamo lì a cercare le selezioni, diciamo: Madonna, abbiamo messo tutto, poi invece ci rendiamo conto che non abbiamo messo niente. Molto ampia, è un po' come in cucina, ci sono una miriade di combinazioni, se ne può trovare veramente tante. Senti un po', ma il rapporto con il cliente, stavi dicendo prima che ogni tanto vai in sala, no? E vai a seguire i clienti, a sentire com'è andata. Sì. È importante per uno chef andare a carpire immediatamente le sensazioni che i clienti provano? Allora, secondo me è fondamentale farsi vedere, e un'attenzione in più verso l'ospite e farli sentire che sei a casa. Guarda, mia, lo ma stavo dicendo ospite. Al contrario, io da cliente mi farebbe molto piacere se lo chef venisse e mi spiegasse il piatto, piuttosto che... Sì, magari spiegare il piatto a tutti, no, perché certo, sennò non cucino più. Però, i segreti devono rimanere segreti. No, salire a sentire come va, quali sono le loro impressioni.
secondo me, un'attenzione che al cliente piace molto, piace veramente Vero. Tanto. Io ho percepito questo, e siccome io voglio il benessere del nostro ospite, noi a Metamorfosi vogliamo che lui stia bene a 360 gradi. Questa è un'attenzione in più e lo cerco di fare nel più del possibile. Io esco quasi tutte le sere, parlo con i clienti, cerco di capire le loro impressioni. Da capisci quando sta bluffando, quando qualcosa le è piaciuto, quando non è piaciuto, e cerchi anche di trarre, buono. L'insegnamento, no? Se c'è qualcosa che non va, comunque, e trovi il cliente disposto a un confronto, lui te lo dice, tu cerchi di capire il perché, se è una cosa ragionevole, se è una cosa di gusto. Io la vedo così, lui la vede così, e pazienza. Però cerchi sempre di capire veramente fino in fondo la critica, se può essere costruttiva. E beh, ma facciamo una domanda intelligente a Roy. Oddio, vai. Tua moglie sa cucinare? Benissimo. Che cucina a casa? No, a casa cucina quasi sempre lei, anche perché io purtroppo non ci sono quasi mai. E tu mai. Gli fai le critiche costruttive? No. Mamma mia, è l'inferno. Insomma, l'inferno. Cucinare a casa come moglie di uno chef stellato è manco più pressione dei Messi ai mondiali proprio. No, lei non si fa assolutamente problemi, perché io sono una buona forchetta, io davvero mangio tutto, perché non c'è niente che non mangio, almeno che non mi piace. Io mangio, sono un gran mangiatore, quindi non è un problema. Lei poi è anche molto brava, devo dire che anche i miei bambini li fa mangiare veramente bene. Non è che compra i sofficini e per darli, sì. Ma fa le cose da sé, dalle lasagne, i miei figli vanno matti per le lasagne. Il figlio più grande è cresciuto tra Imola e Bologna, Castelguelfo di Bologna, al suono di passatelli, lasagna, tortellini di zucca. E là si mangia. Diciamo che stanno venendo su bene. Il ragù, un grande ragù con le tagliatelle. Senti un po', qual è la zona d'Italia che ti ha ispirato di più? La cucina di una zona d'Italia che ti ha ispirato di più? Allora, devo dire che l'Italia, dove vai trovi ispirazione, perché trovi ispirazione dappertutto. Io il Piemonte, anche se non ci sono stato molto, secondo me è una terra baciata dal Signore, perché lì trovi dai grandi vini ai grandissimi prodotti nelle langhe. Il Piemonte secondo me è fantastico. Invece, se vuoi dei vegetali pazzeschi, devi scendere invece anche dalla zona di la costiera amalfitana, se assaggi le zucchine, cioè è una cosa pazzesca. O in Puglia, se vai in Puglia, assaggi la verdura che c'è in Puglia, è favoloso. Quindi dove vai in Italia c'è del bene, c'è delle grandi cose, dei grandi prodotti. I vini piemontesi, ragazzi. Cavolo. Fasse male proprio. Pronto Roy, devi disannunciare, mancano 10 secondi. Quando appena rosso, vedi rosso, vi ricordo che siete in diretta su Radio Cigliano e siete all'ascolto alla radio e alla visione su Facebook di Se Prima Eravamo in Due. Abbiamo ascoltato Joe Cocker con With a Little Help from My Friends. Bella canzone, bel pezzo, bella la selezione musicale di Roy. Sì. Fra un po' faremo anche un riassunto e ricordiamo che... Certo, ospite... potevi mettere le tagliatelle di Nonna Pina, però vabbè. Io me l'aspettavo, vabbè, le tagliatelle di Nonna Pina. No, poveri noi, poveri noi veramente. Allora, senti un po', una domanda sui... adesso c'è in televisione, ne abbiamo parlato prima, ma ci sono veramente... si cucina tanto in televisione. Oh, c'è sta MasterChef, pasticcere, MasterChef, tutte c'è chi fa le gare, quattro ristoranti. Chi fa le gare e chi cucina soltanto. C'è una saturazione un po' della non è un po' satura adesso. Però vanno. Allora, io penso che sia stato per certi versi un bene, nel senso che io quando lavoravo in un ristorante gourmet 15 anni fa, e la nostra clientela era dai 45 in su. Ok, tutte persone già di una certa età, diciamo così, dai 45. Ti ringrazio. Noi ti ringraziamo. No, persone di una certa età. Non vedevi il ragazzino, capito? Non vedevi. E invece adesso la cucina è diventata un po' una moda, però dove è avvicinato ai ristoranti gourmet. Da me ci sono clienti di 20 anni, di 18 anni, il ragazzino che porta la ragazza a 22 anni e il 25enne. Cioè, ragazzi giovani, che sono il futuro dei clienti del domani, e vuol dire che si è abbassato moltissimo. E che riscontro hai dai giovani? Questo è importante. Quello che hai detto, guarda, secondo me è importantissimo. Sì, perché... sì. Secondo me piace molto perché hanno la mente molto più aperta. Noi facciamo una cucina comunque contemporanea, moderna. Non è una cucina classica, la carbonara, matriciana, che sono ottime, però a me piace il nuovo. E quindi trovi che piace molto la nostra cucina. Per fortuna, ieri parlavo con un mio dipendente a riguardo del feedback che abbiamo dei nostri ospiti,
e lui che è arrivato da Londra mi diceva che non aveva lavorato in un posto dove tutti stavano sempre bene. Era, e quindi devo dire che siamo fortunati, si impegnano tanto in sala come noi in cucina a dare il massimo ogni volta, perché lavoriamo con una grande passione. Perché poi la cucina è un po' una catena di montaggio, cioè non è che si può, non si può dormire, ma non si può neanche avere un come dire, un clima tremendo di quelli che stai un po' come, chi è quello, Gordon Ramsay, che ha fatto le cucine che urlava come un pazzo. Vabbè, ma quello che è massacrava la gente. Quello è spettacolo, ovviamente, diciamo, però... che non è proprio tutto spettacolo, qualcosina c'è, nel senso che ci deve essere un grande rigore. È normale che se arrivi ad urlare con un ragazzo vuol dire che quello non deve stare lì perché non ti ha capito prima. Se arrivi al servizio a dover urlarle a uno perché fa le cazzate, diciamo, sì, puoi dirlo, no? Tranquillamente. È perché c'è stato un problema prima, perché non hai valutato che quello magari non è la prima volta, va bene, la seconda può andare meno bene, la terza vuol dire che non ci può stare lì, c'è un problema di fondo. Quindi bisogna che le persone che stanno al loro posto siano capaci e esattamente si arriva a non dare il massimo durante il servizio, e non te lo puoi permettere perché hai comunque delle persone che pagano profumatamente e si aspettano da te un'esperienza gastronomica, hanno l'anniversario, hanno il compleanno, certo, del marito, hanno l'occasione speciale e quindi vogliono un'occasione fantastica, una serata che deve filare liscia, quindi a te allora non interessa che tu abbia uno che non è capace, certo, lì, ma tu gli devi dare il meglio ed è una tua responsabilità che questo avvenga. E quindi secondo me una grossa responsabilità è curare. Però secondo le funzioni me una grossa responsabilità se la prende pure Gordon Ramsay, perché romper cazzo poi se si mangia male da lui. Io non so come si mangia perché ci sono mai andato, però anzi io adesso dal 2 al 5, 2, 3, 4, 5, al 6 sono a Londra. Perché vado a vedere Wimbledon e non è detto che vita meravigliosa, una vita in vacanza, una vita in vacanza, sono io fa un cazzo e la mattina faccio la sera. Un cazzo la mattina sera, i soldi la mattina sull'albero li prendo e se capito voglio andare a vedere come si mangia da Gordon Ramsay, gli faccio il cazziatone davanti a tutti. Vero, e mi faccio massacri. E vado in diretta a Facebook. Lo massacri. Allora io vi rubo 5 minuti del vostro tempo perché è il momento di parlare dei film che sono usciti al cinema giovedì, quindi 2 giorni fa, dal punto di vista del doppiaggio, che è quello che ci interessa a noi, con la rubrica Il doppiaggio al cinema. Allora, il primo film, lo vedete qui la locandina, si chiama Obbligo o Verità, è un film che mia figlia vuole assolutamente portarmi a vedere. Beh, però calcola, l'ha fatto il produttore di Get Out, Scappa, che sì. Io di questi film pseudo horror thriller estivi ne ho visti 350. Devo dire che Get Out è stato uno dei migliori che ho visto negli ultimi 15 anni, perché sono tutti L'ho visto anch'io. È veramente è scioccante. Bello. E allora parliamo del doppiaggio, però, noi di questo film. Il doppiaggio è stato fatto dalla Dubbing Brothers con dialoghi di Ruggero Busetti, direzione doppiaggio di Monica Ward. Ciao Monica, e assistente al doppiaggio Maria Grazia Napolitano, fonico di doppiaggio Saverio Ceraselli, fonico di mix Emanuele Leolini. E Lucy Hale è stata doppiata dalla bravissima Letizia Ciampa. Poi abbiamo Flavio Aquilone, Giulia Catania, Rossa Caputo, Francesco Silella, Alessandro Campaiola e Federico Campaiola. Questo è il primo film che portiamo alla vostra attenzione. Il secondo è un film francese, stanno uscendo molti film francesi, siamo un po' vicini all'estate, ma questo deve essere una bella commedia. Si chiama Sposami Stupido. La edizione è stata curata dalla CDC Cefit Group con dialoghi di Roberta Bonuglia, direzione del doppiaggio Simone Mori, assistente al doppiaggio Simona Cameracanna, fonico di doppiaggio Sandro Galluzzo, fonico di mix Andrea Pochini. E le voci sono di Roberto Gammino, Nanni Baldini, Gemma Donati, Barbara De Bortoli, Davide Perino, Terry Fattore, Simone Mori, Francesco De Francesco e Mino Caprio. Terzo film che porto alla vostra attenzione oggi è Toglimi un dubbio, altro film francese. La edizione curata dalla CD Cine Dubbing con dialoghi di Donatella Giannini, direzione del doppiaggio della grandissima, immensa Maria Pia Di Meo, assistente al doppiaggio Veronica De Biase, fonico di doppiaggio Paolo Castellani, fonico di mix Matteo Grassi. E
Il protagonista, lo vedete qui sullo schermo, è doppiato da Franco Mannella insieme a Claudia Catani, Angelo Maggi, Bruno Alessandro, Domitilla D'Amico, Gianluca Crisafi. Che bel parterre. Ultimo film che porto alla vostra attenzione oggi si chiama L'affido, ma una storia di violenza. Sì, un po' è lui. È una storia di violenza e quindi lui deve assolutamente patrocinare. È stato curato dalla Carpe Diem Multimedia con dialoghi di Mimmo Strati, direzione del doppiaggio Ludovica Marineo, assistente al doppiaggio Claudia Zaccaria, e le voci sono Beatrice Margiotti, ciao Beatrice che piacere, Alberto Bognagni, Gabriele Caprio, Simona Chirizzi, Ludovica Marineo, Marta Altinier, Tatiana Dessi, Graziella Polesinanti, Mino Caprio e tanti altri. Questi sono i film che sono usciti giovedì al cinema, che portiamo alla vostra attenzione dal punto di vista del doppiaggio, quello che a noi, soprattutto a me, diciamo, sta abbastanza a cuore. Tocca a me. Senti, facciamo il terzo passaggio e poi facciamo il piatto di Roma. Io direi di sì. Che dici Alessandro? Facciamo anche un riepiloghino? Riepiloghino. Riepiloghino, vai. Parti tu che così io annuncio per ultimo. Alessandro ha passato per voi già Pink Martini con Hey Eugene e Sud Sound System con Neffa con Chiedersi come mai. Roy ha passato per ora Carlos Vives con La Tierra dell'Olvido e Joe Cocker con With a Little Help from My Friends. Mentre Alessio ha passato Corona, Baby Baby e Limahl, The Never Ending Story. E adesso parte perché ha una intro veramente pazzesca. Allora, lui è... questo è un pezzo storico, secondo me. Questo sì. È un pezzo tratto da Play, il suo LP del 1999. Strano, lui è strano vero. Lui è strano vero. Tra l'altro, grandi polemiche quando... Lui di solito campiona e, sì. E fa i pezzi sui campionamenti. E questo è stato veramente forse il suo LP più importante. Indubbiamente. Quello che l'ha portato all'attenzione veramente delle cronache della musica internazionale. Abbiamo Moby in diretta su Radio Cigliano con Natural Blues. Vabbè, gran pezzo, anche questo non l'avevamo portato. Ci stanno arrivando dei WhatsApp, vediamo. Alberto ci ricorda, dopo averci mandato il suo controselfie, la prossima volta che andate da qualche parte a mangiare, tipo al ristorante di Roy, ricordatevi degli amici, però devi venire a Roma. Mentre invece qui abbiamo due amici che anche Roy, immagino, faccia piacere. Guarda chi c'è che ci saluta. Fabrizio e Filomena che ci stanno guardando. Bella, belli sbragati. Fabrizio bella, pare il nonno però cioè, Fabrizio pare il nonno di Filomena lì, cioè, capito? La nipotina col nonno, veramente. Sono coetanei, sappiatelo. Niente di strano, niente di particolare. Senti un po', Roy, e le piattaforme, che ne so, tipo TripAdvisor, no? Che permettono al cliente, capito? Questa è una cazzo di domanda. Di valutare, tu vai a mangiare, dopodiché fai una valutazione, io magari voglio andare a cena, so di metamorfosi del tuo ristorante, vado a vedere e mi influenza molto la valutazione. Cioè hai fatto una valutazione. Domanda che non mi era venuta in mente a me, questa non è male. Assolutamente sì, allora TripAdvisor è diventato un fenomeno mondiale, cioè io vado all'estero e digito miglior ristorante di Londra, il primo posto esce TripAdvisor e ti dice lui qual è, no? Sicuro. Quindi sicuramente noi per fortuna siamo messi abbastanza bene, siamo nei ristoranti gourmet di Roma, siamo tra i primi 5 mi sembra, 5-6, quindi siamo messi molto bene su TripAdvisor. Io lo devo dire, non seguo TripAdvisor come siamo messi, ogni tanto magari vado a vedere così se mi arriva qualche notifica, però alla fine può arrivare il cliente che si trova male e ti scrive una recensione cattiva, e però secondo me quello che conta è la quantità. Noi abbiamo tipo 800 recensioni, una cosa del genere, non mi ricordo quante, e di recensioni cattive ne avremo in 7 anni di attività, ne avremo tipo 4 con un pallino su tutte quelle. Infatti lo valuto esattamente il numero di recensioni e la percentuale di recensioni cattive rispetto al numero. Questa è una valutazione e poi, va fatta. Purtroppo lì può scrivere chiunque, cioè, certo. Quindi per quello, se tu stai magari in centro e davanti al tuo ristorante passa uno che si aspetta di trovare una trattoria, entra da te, ordina due piatti, si troverà sicuramente male, perché non è il ristorante gourmet che voleva, ma la trattoria. Magari esce e ti scrive pure la recensione cattiva. Certo, no. Quindi, ma poi ci possono essere anche recensioni false, insomma. Anche la recensione falsa della concorrenza. Però, sai, la recensione falsa
e a lungo termine quante ne puoi scrivere? 5? Sì, certo, certo. 10? E dopo un po' te rompi le scatole a scrivere recensioni false. È vero, sì. Quindi secondo me nel numero cracco complessivo non ha un grande conto. Aspettate, cioè, che disannuncio. Moby, Natural Blues, gran pezzo portato alle vostre orecchie da Alessio nella selezione di oggi. Stavamo parlando di quanto può essere benefico per alcuni ristoranti ma malefico per altri il fenomeno del TripAdvisor, che parlavamo nei fuori onda, e fortunata un po' tutti quanti ce l'abbiamo in tasca, veramente ormai è diventato The Fork o piuttosto che queste applicazioni. Insomma, è un'altra maniera per trovare dei ristoranti, però a volte possono essere deleteri. Questo ci stava dicendo Roy. No, allora, infatti, dimmi, parla. No, dicevo che io lo uso quando sono all'estero e penso che anche chi dall'estero viene a Roma lo userà sicuramente. Sicuramente. E noi per fortuna ci troviamo, diciamo così, in alto in classifica, sì. E devo dire che secondo me ti aiuta un po', soprattutto con lo straniero, a veicolare un po' di lavoro. Poi però l'importante è che siano le persone che tu hai, di cui tu hai bisogno, perché come dicevo prima, se uno che vuole la trattoria viene da te si troverà male, certo, per forza. Chiaro. Quindi devono capire bene dove stanno andando. Evviva! Alessandro! Allora, io ora per la felicità di Stefano e di Alberto. Alberto, attenzione, che cosa stai facendo? Ascolta attentamente. Per la felicità di Stefano e di Alberto, ovviamente sapete che devo lavare la macchina, cioè è proprio necessario che io lavi la macchina. E come ben sapete, chi è che mi lava la macchina? Ramon. E Ramon cosa ha acceso 24 ore su 24 all'autolavaggio? Il canale di musica sudamericana. E io con Shazam vado lì e regolarmente carpisco la musica. Oggi ho trovato un pezzo il cui titolo mi sembra abbastanza... diciamo, non parla per metafore, evocativo forse. Allora, anche il nome, sono il ciombo, che non so cosa vuol dire. Che vuol dire il ciombo? C'ha un significato? No, io non ho, non lo sa manco lui, quindi pensate come siamo messi. E il ciombo featuring Catti Ranks, e questa su Radio Cigliano dal titolo chiarissimo è Dammi tu cosita. Vabbè, ma puoi portare dammi tu cosita. Alberto e Stefano, attendo i commenti, felici di Alberto e Stefano. Allora, c'è anche un amico che ci scrive da, stavamo giusto parlando del Piemonte poco fa, no? Da Franca. Castellania, no, da Castellania in provincia di Piemonte, e lui si chiama, in provincia di Alessandria in Piemonte, lui si chiama Emanuele e ci manda il suo controselfie al 328-79-48-796. Ciao Emanuele! Mandateli, è l'unica maniera in cui avrete il selfie di giornata, un selfie stellato. Oggi metterò le stelle sul selfie, perché Roy se le merita, veramente. Vabbè, Alessà, mi contento tu. Mi sento molto... Dammi tu cosita. Intanto il Belgio ha vinto 5-2 con la Tunisia, diamo anche notizie sportive, sì. 5-2 per il Belgio con la Tunisia. E sono appena iniziate anche le prove del Gran Premio che si terrà... Gran Premio di che? Francia. Il ritorno delle Castellet dopo 10 anni. Quant'era che non si correva più? Più o meno 10 anni. Quasi 10 anni. È favoritissimo. No, dai, è favoritissimo. No, ha avuto un buon passo gara. Vettel ha avuto un buon passo gara. Ricordati la dichiarazione che ha fatto Vettel ieri. Vettel non le fa mai a caso le dichiarazioni. Ha detto: della Ferrari ancora non avete visto niente. Ieri. Però posso dire una cosa? Ci vogliamo sbrigare a vederlo? Cioè, è primo. Se lo vediamo al terzultimo, ho capito. Ma se lo vediamo al terzultimo Gran Premio, ma è primo in classifica, no? Vettel. Sì, è vero, sì. È stato un bel Gran Premio quello scorso. È stato sempre solido in testa. Dammi il numero della tua canzone, Roy. Allora, adesso il numero 3. La numero 3. Grandissimo. No, pezzo. Soprattutto servirà. Tutto voce e chitarra. Un pezzo strepitoso. Tra l'altro, serve a cancellare sta roba che sentiamo sotto. Che... Grande. Dammi tu cosita. Dammi tu. Il ciombo, grandissimo. Ne hai portati tanti. Allora, sappi che c'è stato un momento, Roy, in cui lui era pazzo del neomelodico napoletano. Sì, me portava delle robe pazzesche. Poi mi è presa con reggaeton. Adesso gli è preso il reggaeton. E andava sul reggaeton. Che dobbiamo fare? Pronto a disannunciare, Alessandro? Dammi tu cosita.
cosita, dammi tu cosita, dammi tu. E il ciombo! Featuring Katy Ranks, dammi il ciombo, ma porca. Ma come cazzo? Ramon! Che cazzo mi hai messo l'altro giorno all'autolavaggio? Ma che cazzo hai sciazzammato? Cioè, potevi sciazzammare tutto. Ma io tutto. Stavo là, mentre, siccome c'era fila l'altro giorno, non sentite tante. Perché c'erano tipo 5 macchine davanti a me, capito? Io allora, immagino però la visione che ha Ramon di questo signore distinto, perché non è che vai vestito come porta delle macchine, sì, molto grandi, no? Che sta lì vicino alla cassa col telefonino così a sciazzammare le canzoni. Cioè, io veramente sono senza parole, sono senza parole. Che meraviglia. Veramente vediamo delle cose tremende. Oh, Ramon deve venire qua in trasmissione. Non lo convincere, a ottobre glielo dirò. Glielo devi dire. Glielo dirò. Secondo me ti chiede anche dei soldi. Sì, perché, sicuramente. Veramente ti chiede dei soldi. Siete in diretta su Radio Cigliano, si sono fatte le 16.08 e siete all'ascolto di Se Prima Eravamo in Due con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi. Oggi c'è Roy Caceres del ristorante Metamorfosi e devo dire che adesso lanciamo il di chi è il disco di Roy, ti lascio fare l'introduzione e dal prossimo pezzo inizieremo a la preparazione del piatto che Roy porterà alla vostra attenzione qui sulla radio. Che cosa ci hai portato, Roy? Bel allora pezzo. Ascoltiamo l'Extreme con More Than Words. Che bel 1990 pezzo. Questo è un grande capolavoro, è un classico della, io non so, mi ricorda se... cioè è la canzone mia di mia moglie. Vabbè, giustamente, ci piace molto. Bellissima, dedica d'amore con questi Extreme, grandissima perla della musica rock, More Than Words. Ah, senti che meraviglia. Gran pezzo. Gran poi pezzo. Ha coniugato, ha portato latino, ma ha portato anche dei bei pezzi. Io ce l'ho qua sotto mano, sott'occhio, la playlist di Roy, è veramente fica. Allora, io adesso devo riorganizzare, ma ci sono. Allora, Alberto dice questa frase: mi sono scoppiati gli auricolari. Quindi, insomma. No, Alberto, non è carino quello che dici, perché dammi tu così da il ciombo era un gran pezzo. Mentre invece Fabrizio e Filomena ci dicono che sembriamo Sandra e Raimondo, io e te. Sì, può essere. È da capire Sandra e chi è Raimondo. E quindi ci suggerisce, infatti, che palle. e ci suggeriscono di fare una diretta dal letto. Ecco, questo è un suggerimento che io glisserei. Sì, me lo eviterei. Ti lo glisserei. Devo fare delle cose, Alessandro. Vai avanti insieme a Roy, che abbiamo 4 minuti. Devi fare delle cose. Dunque, Roy, più o meno comincia a anticiparci il piatto che ci stai per preparare. Allora, sì, questo è un piatto perché piatto che ci hanno chiesto di fare tre piatti a una manifestazione che si chiama Vinoforum. E la faremo domenica. Io devo fare tre piatti un po' che mi rappresentassero. Uno, ho scelto l'antipasta, che è un piatto che è tutto un programma. Sì, l'antipasta che cos'è? L'antipasta è un piatto che abbiamo creato per una manifestazione che si chiama dove il tema era la cucina futurista di Marinetti, no? E il manifesto della cucina futurista io non lo conoscevo, sono andato a leggerlo e mi ha colpito un punto di questo manifesto, che era l'abolizione della pasta asciutta. Lui voleva abolire la pasta asciutta perché era un ingrediente, un piatto che appesantiva, che non ti faceva pensare, bla bla bla. Io ho detto: come fai a togliere la pasta asciutta al popolo italiano? Questa è una stronzaggine, sì. Non va bene. Quindi creiamo un piatto dove togliamo la pesantezza di quel piatto, quindi il carboidrato. Abbiamo scelto un gusto, era quello del mare, e abbiamo fatto una zuppa di pesce. L'abbiamo texturizzata con un'alga che si chiama agar-agar, facendo un gel. Dopodiché lo abbiamo tagliato a forma di tagliatella, lo abbiamo disidratato finché è diventato secco come una pasta, sembrano delle tagliatelle secche. Dopo le abbiamo idratate soltanto per 2 minuti in acqua fredda. Questo piatto e questa tagliatella si ammorbidisce e raggiunge la textura della pasta e la forma. Dopodiché vengono condite con un'emulsione cruda di testa di gambero rosso, e quindi la parte umami del gambero, e la serviamo con dei gamberi gobbetti crudi, dei canolicchi crudi, zeste di limone candite per osmosi, maggiorana, finocchietto, poi sopra ci sono queste tagliatelle, poi sopra abbiamo messo, per dare un po' di persistenza a questo piatto, la polvere di lattuga di mare, e il piatto finisce con delle punte di gel di limone. Quindi è un piatto, una pasta fredda. In realtà sono alghe, però. È una zuppa di pesce. Sì, no, ma in realtà quelle che sembrano tagliatelle sono alghe. E l'alga ci serve per texturizzare la zuppa di pesce. Il sapore è quello intenso del mare. Chi piace il mare, la profondità del mare, il salino, l'umami,
e questo piatto è fantastico. E abbiamo creato una pasta senza il carboidrato, quindi l'abbiamo chiamato antipasta. Che meraviglia, che meraviglia. E non è, diciamo, questo è il secondo piatto che portiamo lì, mentre questo ceviche di ricciola con cocco e jackfruit è il piatto che faremo invece oggi qua. Gli ingredienti sono un po' particolari, il jackfruit è questo frutto molto grande, strepitoso, io ho sentito l'odore, è fantastico, è eccezionale. L'odore veramente da maturo è un po' un mix tra una banana, un melone, una pesca, un ananas, quindi questo profumo molto fresco. E il cocco ho scelto quasi come contenitore perché avevo bisogno di un contenitore, ma anche come sapore. L'ananas e il cocco stanno sempre bene insieme, il famoso cocktail che conosciamo tutti. E ho detto facciamoci un piatto, abbiamo fatto questo ceviche che è una marinatura. Il ceviche è un piatto tipico peruviano, sì, dove si fa marinare il pesce in una soluzione acida, agrumata. Loro usavano la naranjilla, la naranja agria, che inizialmente in Perù, dopo hanno usato il limone verde, quello sudamericano. Sì. Noi abbiamo fatto una marinatura molto simile con una preparazione che si chiama lecce de tigre, dove ci sono alcune, c'è la cipolla, c'è il coriandolo. Lecce de tigre, ragazzi, è, io non sapevo neanche che esistesse. Eh no, quello mi preoccupa. Allora stai, io spalle al muro, no, perché è finita la canzone. No, ancora no, allora, non è ancora finita. Non è ancora. Abbiamo 15 secondi. Perché no, capito, è afrodisiaca. Qua siamo tre uomini, io non vorrei rischiare. Ma canziana oggi. Roy, sei pronto? 5 secondi, eccolo. Appena vedi il rosso. Ecco, abbiamo ascoltato Extreme con More Than Words. Gran pezzo, grandissimo pezzo. Allora, e ragazzi, è arrivato il momento. Io allora avevo preparato una cazzutissima telecamera fichissima per fare tutto, che è saltata ovviamente perché non ce n'è una che va bene. Allora adesso mi metterò a fare l'operatore. Mi metterò a fare l'operatore, quindi organizziamoci un pochino. Adesso vi faccio vedere che allargo un pochino l'inquadratura che avevo preparato prima, in maniera che possiamo vedere Roy mentre lavora. Allora, come comincia la situazione? Come si comincia quando devi... Allora, dobbiamo già fare il piatto? Sì, è il momento. Aspetta, okay. Io metterei una sigla, un attimo, vediamo un po' se riusciamo. No, le tagliatelle di una pina? No, no, non metto le tagliatelle di una pina. No? Aspetta, vediamo. Allora, aspetta un attimo, se parte la sigla. Perché non parte la sigla? Vaffanculo. Ti devo levare la basetta, Ale. Levala un po'. No, perché non mi parte da qua, però. Lo so, è perché c'hai il telefonino della nonna Pina. No, c'hai il wifi di merda te. Perché c'ho la sigla. Beh, sentiamo, no, se. Vabbè. La sigla di Masterchef, non so se è chiaro. Grande, grande, grande Ale. Allora, aspetta un attimo che vengo a sistemarti il tuo la telecamera in maniera che te si vede, perché così non si vede niente. Io apro un po', ecco, i vedenti qua, così si cominciano a vedere. E noi ci inchiniamo in religioso silenzio per vedere la preparazione di un piatto da parte di Roy. Allora, sistemami anche il microfono, Alessandro, sì. Sistemo la telecamera. Rendo, ecco, così più visibili, okay. Entrambi. Ti dà fastidio questo? No, questo lo metto dietro così non mi intralcio. Allora, praticamente questo piatto è tra virgolette semplice, però cioè virgolette, guardate gli ingredienti che abbiamo, sono abbastanza, e l'ingrediente principale è questo qui, è un filetto di ricciola. Noi abbiamo preso la ricciola, l'abbiamo marinata in una soluzione salina al 2%, questo per far sì che il filetto della ricciola rimanga un po' più turgido, più compatto. E io vi consiglio sempre di abbattere il pesce fresco, abbatterlo. Noi al ristorante lo abbattiamo per una questione di sicurezza, perché dentro ci può essere l'anisakis, e quindi è meglio abbatterlo a meno 18 gradi per almeno 24 ore. Noi lo facciamo sempre. E qui c'è il pesce, andiamo a mettere un pochino di sale. È importante il sale, la soluzione che con cui metteremo a marinare il pesce è una soluzione molto acida. E il sale è importantissimo perché ci regola l'acidità. Allora, questo qui è la lecce de tigre, la famosa lecce de tigre, c'è della cipolla, c'è del rocoto in questo caso, che è un peperoncino peruviano rosso.
e c'è del succo di limone, c'è, che altro abbiamo messo, i gambi del coriandolo in infusione. Tutto quanto ma l'abbiamo. Il rocoto dove lo trovi a Roma? Noi lo prendiamo a Piazza Mancini, che ci sono dei ragazzi peruviani che vendono lì dei loro prodotti, o altrimenti Piazza Vittorio ci trova di tutto, sì. Allora qui abbiamo messo del sale, poi mettiamo un pochino di pepe nero, poi andiamo a mettere un pochino di questa lecce di tigre e andiamo a condire il nostro pesce. Diciamo così, la marinatura a me piace che non sia troppo tempo, 4-5 minuti potrebbe andare bene. Qui accanto invece abbiamo del sedano tagliato a piccoli cubetti, sedano la parte del cuore che è più tenera, più croccante, la mettiamo sempre in mezzo, ok? Poi questo lo lasciamo per dopo per finire il piatto. Poi abbiamo invece il jackfruit, questo qui ve lo faccio vedere, è l'interno del jackfruit, dentro c'è il seme. Adesso lo apriamo perché sembra quasi come il kaki, come consistenza. Sì, e dentro c'è questo seme bianco. Un nocciolo, che sì. È il nocciolo che si mangia, è uguale a una castagna. Proprio identico, no, uguale anche come sapore di una castagna. E il profumo di questo frutto è favoloso. No, ma è fantastico. Molto. Arriva pure qua in fondo, cioè sì, è veramente sì, eccezionale. Sì. È veramente favoloso. Lo taglieremo a pezzettini e ci servirà diciamo così, contrastare un po' il sapore acido del pesce, perché qui c'è molto limone, succo di limone, e noi dobbiamo contrastare un po' questa acidità, e lo faremo con qualche pezzo di jackfruit che andremo a mettere sempre nella marinatura. Allora i sapori si andranno un po' a mescolare, ma mai a confondersi. Quando io assaggerò il pesce si sentirà la ricciola e il sedano, perché lo abbiamo messo tutto all'ultimo momento. Sentirai il sedano quando ti troverai il pezzo di jackfruit, salirà il sapore, diventerà rotondo per la dolcezza, e tutto, diciamo così, è giusto che sia così. Mettiamo un altro pezzettino di jackfruit, che quello era piccolo. E quindi io sono quasi emozionato. No, vabbè, io okay. Sono fuori microfono, ma anch'io, eh. Ok, a questo punto andiamo a mettere tutto nel nostro cocco. La parte mettiamo un po' mescolando tutto insieme, così magari qualche pezzo lo mettiamo sotto di jackfruit e poi sopra lasciamo i pezzi che si vedano un pochino più carini del filetto del pesce. Poi condiremo alla fine con qualche pezzettino di jackfruit per dare un po' di colore qua e là. Ok, a questo punto andiamo a mettere la parte aromatica del piatto. Io sono un amante delle erbe, le erbe aromatiche per me sono fondamentali. La prima delle erbe andiamo a mettere un pochino di cipolla, perché è nel ceviche fondamentale, questa è una cipolla rossa, la andiamo a mettere a pezzettini, ok? Perfetto. Poi un'altra parte secondo me fondamentale del ceviche è il coriandolo, che non... in Italia non è molto amato da molte persone, però usato nella giusta dose è sicuramente un'ottima parte, diciamo così, aromatica. Questa invece si chiama Achillea millefolium, è un'erba dal toni un pochino amarognoli, però mi piaceva dare una tonalità amarognola, bilancia il piatto, da quei colpi in bocca che ti tengono sveglio, no? Perché un piatto deve essere contrastante, deve essere... Poi per finire andiamo a mettere questo qua che si chiama nasturzio. Le foglie di nasturzio servono, anche qui questo sa un pochino quasi di senape, e quindi lo andiamo a mettere un paio di foglie qua, ok? Ancora una parte di cipolla, però in questo caso un pochino più fresca, ed è erba cipollina. Mettiamo qualche pezzettino di erba cipollina tagliato a lusanghe. Io pensavo di saper cucinare. No, vabbè, è incredibile. È favoloso, okay. Veramente. Allora, questo piatto io volevo che ci fosse... Di solito nel ceviche non c'è grasso, cioè veramente quasi zero grasso. Io però volevo un grasso aromatico che bilanciasse sempre l'acidità. Con il grasso e l'acidità si bilanciano molto bene. Qui abbiamo fatto un olio di sedano.
con le foglie del sedano, abbiamo preso le foglie, abbiamo preso l'olio extravergine, le abbiamo messe nel bimbi, le abbiamo frullate a 70 gradi, a 70 gradi esce tutta la clorofilla dal sedano, dopodiché lo separiamo, viene fuori questo olio dal sapore molto intenso verde, ne mettiamo un po' qua la base qua, ok? E per finire noi abbiamo fatto la lecce di tigre di cocco. Okay. No, ah no, aspetta, manca un pezzo, ormai finiamo in bellezza. Allora, siccome a me piacciono i piatti che si devono devi interagire col piatto, e usando il cocco così era molto carino, era molto bello, poteva bastare. Noi però al ristorante abbiamo un piatto che si chiama risotto percolato, ed è un risotto che chiudiamo con un opercolo. E quindi ho detto, seguiamo quello che è una nostra caratteristica, questo non lo fa nessuno in Italia, l'opercolo su qualcosa, ormai lo riconoscono che è una cosa nostra. E praticamente questo qui è un opercolo, è un foglio di, in questo caso è di funghi, di è funghi. Una foglia, foglio di funghi, è un foglio commestibile di funghi e cipolla. Allora noi andiamo a mettere la parte croccante del piatto, la parte croccante del piatto che sono briciole di pane affumicato, qui. Le metteremo sul tappo del cocco. Dopodiché andiamo a prendere un pochino d'acqua, bagniamo l'esterno di questo foglio. Questo ci servirà perché quando lo mettiamo sul cocco si attacchi. E andiamo a chiudere l'opercolo. Aspetta che l'ho messa dall'altro lato. Vabbè, ragazzi. Alessandro, sei senza parole? No, vabbè, poi, come dice Angelo, giustamente, gli chef sono artisti, ragazzi. Okay. Poco da fare. Allora, questo adesso si attaccherà qui. Aspettiamo qualche secondo. Che si asciuga e si attacca. E praticamente rimane. Dopo noi lo serviremo. Questo chiuso. Cioè, verrà portato a tavola così con il coperchio sopra. Si attacchi bene così che non ci faccia scherzi. Ok, si porterà a tavola così. E poi qui invece in questa bottiglia abbiamo fatto una lecce di tigre con una base di cocco, ok? Latte di cocco, base di lecce di tigre e peperoncino. Verrà portato a tavola il cocco, poi praticamente spiegheremo ai nostri ospiti che devono prendere, alzare il cocco. Con il loro coltello andranno a tagliare la parte esterna del cocco, la parte esterna dell'opercolo, aprire e versare il pane sopra, ok? Dopodiché arriverà il cameriere. Adesso prendiamo un cucchiaio. Bravo, questo non lo so fare io. E praticamente c'è la lecce di tigre a base di cocco e il piatto è finito così. Poi praticamente tu prendi e ti mangi il ceviche con no, lo mangio io, cioè non se ne è chiaro. Cioè, no raga, vabbè. Ecco qua, ceviche, ricciola, lecce del cocco e jackfruit. Avvicinano un po' la telecamera, facciamo vedere com'è. Ormai l'ho girato, eh? Ormai l'ha girato, sì, non è più la presentazione quella iniziale. Sì, però il bello di questo tipo di piatti è che c'è quell'interazione, no? Dove c'è il profumo, dove c'è il rompere, dove c'è il chiudere. No, vabbè, ed è qualcosa. Questo è qualcosa che riguarda sempre molto Metamorfosi. Metamorfosi è così, è sempre in evoluzione. Io ragazzi, ho sentito l'odore, mi sto sentendo male. Ma si può. Io si deve, sì. Credo. Adesso assaggio prima io, se non è buono. Giustamente, la mente anche. No, forse un pochino di sale, ma. Stava bene. Sì. Buono. Potete assaggiare. Alessandro, vai. Leggermente piccante. Ah! Lo puoi dire su, però, eh. C'è il dolce, c'è l'acido, c'è il salato. È un gioco di sapori, di consistenze. È una cosa eccezionale. Io l'assaggio dopo perché mo c'ho troppe cose da fare. Dopo. No. Devo? No. Roy è ospite fisso tutto l'anno prossimo, è ospite fisso. No, vabbè. No, posso? Sei proprio a parlare di me. Prendi la ricciola. Devi prendere il pesce, sì. Forse aveva bisogno di quei 3-4 minuti in più per marinare col sale, che il sale gli dava ancora un pochino di più. No, vabbè.
così. È strepitoso. È veramente strepitoso, ragazzi. Ci stanno invidiando. Un artista vero, fantastico, vi invidio. Grande chef. Manca solo una cerveza, dice Steven. Stiamo veramente mangiando alla grande, una roba veramente eccezionale. Sì, ragazzi, poi andiamo avanti con la trasmissione. Poi vediamo dopo. Questo è Alessandro Bianconi, che come vedete. Questo frutto è fantastico, a me mi fa impazzire. È buono, eh? E vabbè. No, ragazzi, allora. Parlo. No, di qualcosa. Da profano. Allora, innanzitutto la prima cosa che si nota è quello che lui ha detto all'inizio e che io ho detto sta di una cazzata. Nella mia mente ho pensato. Allora, la cosa incredibile di questo piatto è che si sentono distintamente. Sì. No, cioè, uno non ci può credere, perché uno dice: ha messo il pesce, fruite, lecce di tigre, coriandolo, cose, cazzo, mazzo, ha mischiato tutto, vedrai che viene mappazzone, come dice. Ragazzi, vi giuro, è incredibile, si sentono distintamente tutti i sapori di tutto. Ah, buonissimo. Cioè, è da sentirsi, ma poi è... È dato anche dall'immediatezza, la difficoltà di metamorfosi è che noi siamo tanti in cucina perché... abbiamo bisogno di quell'immediatezza, di trovare sempre tutto all'ultimo momento, perché altrimenti queste cose si fondono e diventa tutto un mappazzone, diciamo così. Invece il bello è trovare il pomodoro che sa di pomodoro, che sembra banale, ma invece è bello quando senti il sedano che sa di sedano e rivivi quei sapori che magari a volte non sei più abituato a sentire. È un piatto imbarazzante, cioè, allora... trovo difficile, no? Perché la cosa assurda dirlo a parole, la cosa assurda è, cioè, lui ha fatto questo piatto in 3 minuti, 4 minuti, pochissimo. Ora uno, no? In 4 minuti io non scardo manco i sofficini, manco i 4 sarti in padella faccio in 4 minuti, no? Cioè lui ha fatto un piatto che giuro, ragazzi, ma non lo dico perché sta qua, perché se il piatto non mi fosse piaciuto gliel'avrei detto. Ti lascia, ma io ancora... No, è bello, anche a me piace, cioè io l'ho provato un paio di volte e questa è la terza volta che l'assaggio, ma secondo me è ancora in divenire, ma è già, mi piace molto, questa frutta secondo me è fantastica perché è una novità dal punto di vista cerebrale, non te l'aspetti un sapore del genere... Sotto un certo profilo fresco, perché comunque... Sì, ma questa stagione è fantastica, poi secondo me la lecce di tigre deve essere più fredda. E il piatto deve essere sentito a una temperatura di quei 5 gradi più basso. Noi l'abbiamo tirato fuori qua un'oretta fa e si è acclimatato. Ancora è fresco, però si è acclimatato. E invece se fosse, diciamo così, più freddo sarebbe ancora meglio. Però io voglio la ricetta del lecce di tigre dopo, perché raga... Dicevo, sì, io ci ho messo 4 minuti qua, però dietro c'è un lavoro. Tutto quanto me l'ha preparato il gran buon Valerio, che è il ragazzo che fa gli antipasti da noi, Valerio Foglia, che salutiamo. Ciao Valerio, grandissimo, poi veramente dico eccezionale. L'ho salutato. Ragazzi, che buono, che bontà, questo... è Roy Caceres, il ristorante Metamorfosi. Se volete avere un assaggio di quello che abbiamo potuto assaggiare noi, c'è ancora questo odore, questo sapore di ma tutto, voi veramente. Però no, vabbè, sei stronzo. No, vabbè, c'è la trasmissione. No, fate la trasmissione. Facciamo la trasmissione. Allora, facciamo la trasmissione. Vi ricordo che siete in diretta su Radio Cigliano. Vi ricordo che questo è Se Prima Eravamo in Due. Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi con Roy Caceres oggi. Ma tocca a me mettere il prossimo brano musicale. Mi sono intrippato con Traslocando, l'LP di Loredana Bertè del 1982. Abbiamo sentito Traslocando l'altro giorno. Andiamo a sentire una delle più belle canzoni di Ivano Fossati, secondo me, Per i tuoi occhi. Per i tuoi occhi ancora. Vabbè. Alessandro non parla più. No, perché poi quando pensi che hai sentito tutto, non è così. Perché poi arriva il pane croccante affumicato e allora ti dà un'altra idea. Poi arriva la cipolla, poi arriva il jackfruit. Cioè è incredibile, ragazzi, è incredibile. No, io mi dispiace perché... sono sensazioni difficilissime da trasmettere in radio. Già, cioè, io ci sto provando, ma è difficilissimo. Cioè, io questo è un sapore che mi porto stasera a letto, capito? Cioè, no, vabbè, questa è una delle cose. È questo che noi vogliamo al ristorante. È quasi diventata una mission che tu emozioni, che dai un'emozione a tavola. Secondo me è un grande dono. Io lo vedo così. Io quando vado a trovare qualche collega
e mangio qualcosa e mi emoziona, è un sentimento primordiale, qualcosa che succede quando sei bambino, che provi una cosa per la prima volta, dici wow, ti piace, no? Quindi secondo me è un grande privilegio poter fare questo a tavola. Ma poi c'ha un sottofondo appena appena accennato di piccante che ti rimane. Sì. No, sì, è buonissimo, sì, sì, ragazzi, è buonissimo. È veramente eccezionale. Sentite, intanto Ignazio ci fa vedere uno scorcio di Trabia, che è il paese in provincia di Palermo in cui vive. E c'è un aneddoto su Trabia. Si dice che proprio a Trabia siano stati inventati gli spaghetti. Dice, andate a vedere su Google per controllare. Quindi è possibile, si riallaccia al tema della cucina. Grande Ignazio, che ci mandi il tuo... Bello! Bellissimo, fantastico. Che ci mandi il tuo... contro selfie, abbiamo mangiato veramente una cosa pazzesca, al 3287948796. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook, mettete un like alla pagina di Radio Cigliano, ma non solo alla pagina di Radio Cigliano, perché ne abbiamo tante da farvi vedere. E ricordate, abbiamo... che Roy Caceres tutto il prossimo anno starà qui ogni sabato a preparare un nuovo piatto per voi. Allora, questa è la pagina Facebook di Roy Caceres, guardate che bella, questa è un'ultima cena, che cosa hai fatto? È una foto di ormai 4 anni fa, diciamo che tanti di quei ragazzi che sono lì, da lì siamo rimasti in 3. Siamo andati per io, mio altre fratello avventure. E Paolo, gli altri sono andati in altre, ci sentiamo sempre con loro, quello che ho alla mia sinistra è John Regefal, che era il mio sous chef precedentemente, adesso fa il docente di cucina d'avanguardia, hai capito? In una delle migliori scuole al mondo che sta nei Paesi Baschi. Poi Hiroshi è tornato in Giappone ad aprire il suo ristorante. Shun, che è quello che c'ho alla destra. Hiroshi è una... era coso, no? Hiroshi Shiba era Jigoro Bo, Hiroshi Shiba. Senti, e questa è la pagina del tuo ristorante, pagina Facebook Metamorfosi. Ragazzi, quello che abbiamo assaggiato oggi va al di là della comprensione umana, veramente. Quello che ho visto, ho gustato cose che voi umani non potete gustare. Prenotate al ristorante da Roy, perché veramente è una cosa eccezionale. Torno in diretta, Alessandro, non mi hai detto qual è il tuo prossimo brano? Ah, il mio è proprio distratto, Alessandro. Lo sai che dura? Lo so, il 2. Mentre intanto io disannuncio. Loredana per te e per i tuoi occhi, con arrangiamento e musica e testo di Ivano Fossati, un pezzo strepitoso del 1982, mentre qui ancora abbiamo il palato titillato in maniera eccezionale dal Sevise di Roy Caceres, che è qui ospite stasera a Se Prima Eravamo in Due. Grazie Roy, perché veramente è una cosa eccezionale, ci hai veramente fatto godere in una maniera pazzesca. Partendo dal presupposto che hai acquistato 2 clienti a ristorante, proprio, ma acquistare clienti frequenti. Ma io spero di più, spero di più. Clienti frequenti, cioè no, ma 2 sicuri proprio siamo noi. Io proprio ho detto, insomma, proprio abitué. Abitué. Diventerò un abitué lì, perché se si mangia così, ragazzi. Però vedi la difficoltà di... cioè tu conoscevi il ristorante, no? Sì. Non eri riuscito a venire, magari anche perché facevi difficoltà anche a prenotare, me l'avevi detto sì. prima. Però una volta che tu riesci a far assaggiare qualcosa a qualcuno, secondo me lo colpisci, almeno la nostra cucina colpisce. Io ti ho detto, io se settimana prossima mi trovi in posto te vengo a mettere una bomba, cioè, te lo dico prima, te lo sconvolge il ristorante. L'ho aperto. Ale, qual era il numero? 2. La numero 2, che è una canzone che non abbiamo mai messo. È vero. E questo è incredibile, è inqualificabile, è una cosa vergognosa. In 3 anni di trasmissione non abbiamo mai messo questo pezzo. Allora, questo è un pezzo del 1999. È un pezzo storico, ma veramente della storia della musica, e non mi riesco a capacitare di come ci sia sfuggito di mettere questo pezzo. Ovviamente appena sentirete il refrain tutti capirete, ma già dalla intro molto... sì, porca miseria. Senti, facciamo senti sentire questo pezzo. Vabbè. Allora, era il 1999 quando questa band, che si chiamava Liquido, se ne uscì con questo pezzo meraviglioso che si chiama Narcotic, per voi su Radio Cigliano. Vabbè, grande. Gran pezzo, tiriamo fuori ancora delle belle chicche. Vi ricordiamo intanto di votare la sfida di gusti e di tendenze. Oggi è una sfida calcistica, ci sono i mondiali in corso. Chi vincerà chi i mondiali? Chi tra queste 3 che abbiamo indicato, che abbiamo detto noi, per voi potrebbe vincere i mondiali? Francia per Alessio, Brasile per Alessandro e la Colombia ovviamente per Roy. Grandi. E Colombia. Poi orecchiate la sfida, i brani che vi stiamo facendo sentire adesso.
prima dell'ultima faremo un riepilogo, in maniera che possiate capire quale playlist votare, perché i vostri voti sono il sale di Radio Cigliano. 3287948796 è il WhatsApp. Possiamo fare la rubrica La ricetta di Roy? Noi ci manda le ricette senza che viene qua, ci manda una ricetta a settimana e facciamo la rubrica La ricetta di Roy. La fai tu? No, io la dico, la ricetta che la faccio, cioè io. E no, la devi fare. No, dopo che ho visto questo, io mi levo proprio dalla. Ma che scherzi, assolutamente sì. Ci piace da morire l'idea. Se Roy ci vuole mandare le sue ricette, altro che se facciamo un angolo tutte le settimane, insieme alle varie rubriche che ci saranno l'anno prossimo. Perché ricordo che siamo in chiusura, questa è la penultima puntata della stagione. Quest'anno abbiamo deciso di non fare una puntata in esterna come abbiamo fatto gli altri anni. Faremo una puntata qui in studio insieme ad Andrea Checchi, che ha aperto e che è staff di Radio Cigliano anche lui, insieme anche a Lillo Carpino e Gabriele De Pesce Scarcelli. Li trovate su Facebook. E se avete bisogno di editing video, se avete bisogno di fotografie, di grafica pubblicitaria, rivolgetevi a loro perché sono eccezionali staff di Radio Cigliano. Ma con Andrea Checchi chiuderemo la settimana prossima, quindi gran finale in pompa magna. Vi vogliamo tutti qui. Si può dire pompa magna? Non lo so, non so se si può dire magna. Pompa sicuramente no, sì. Oggi magna si può dire. Oggi magna si può dire, abbiamo magna, la giustificazione magna. Proprio, la giustificazione. Dunque, qual è la tua più recente creazione, Roy? Quella proprio, questa qui? No, è l'anteprima. Questa è l'anteprima, no, ma di quelle che avevi già al ristorante. Quella è la penultima, diciamo. Allora, vediamo un po'. Una delle ultime che abbiamo fatto sono stati pomodori di pasta. Si chiamano pomodori di pasta perché noi al ristorante, devo dire che pensavo non facciamo i pomodori con riso, dico guarda, l'hanno già inventati. No, di solito non facciamo delle cose che magari al sapore, al gusto possono sembrare anche riconoscibili, però dentro c'è sempre tanta ricerca, tanta tecnica. E questo praticamente è un pomodoro, sembrano 5 pomodori piccoletti pelati, ma invece non è pomodoro, ma è una pasta che abbiamo raggiunto. Io ho sempre cercato in questi anni di dare del sapore dentro alla pasta, che è molto difficile perché la farina assorbe sempre molto il gusto e non ha un grande sapore. Dopo alla fine non sai bene che cos'è la pasta verde, tu non dirai mai che è spinaci o prezzemolo. E invece se avessi una pasta verde che sa di spinaci, e questo era un, diciamo così, un pallino che avevo, e siamo riusciti ad averlo con una tecnica cinese, che è quella che usano loro per fare il ramen. La pasta del ramen. Loro praticamente, io ho voluto mettere il sapore del pomodoro dentro questa pasta e ho messo il 40% di polvere disidratata di pomodoro fatta da noi. La pasta però non reggeva più un impasto, era quasi molto molle. I cinesi per fare il ramen mettono un'acqua alcalina di un lago, che fa sì che la pasta diventi molto tenace, molto dura. Roy, perdonami, Alessandro. Il liquido con Narcotic, pezzo del 1999 che ha evocato tanti bei ricordi nei nostri ascoltatori. Scusami, Roy, ti ho interrotto. E niente, siamo riusciti a raggiungere una pasta che sa veramente di pomodoro e ha una consistenza della pasta. Dentro abbiamo messo un'emulsione di acciughe del Cantabrico, e che praticamente quando si cuoce diventa cremosa, quasi liquida, e quindi sto pomodoro ti esplode in bocca con acciughe del Cantabrico, una crema di ricotta di bufala e un'aria di levistico. Questo è il piatto. Ma vabbè, Alessandro va via, Alessandro se ne va. Cioè veramente ci stai titillando le papille, ma anche dovete venire a provare proprio sì. tutte le sensazioni. Qual è il prossimo brano tuo, Roy? Quale numero? Allora, io farei il 2. Il numero 2, raccontaci perché. Il numero 2 perché si chiama La vita su un carnaval, perché in fondo la vita bisogna viverla giorno per giorno, proprio in questi giorni. Ancora con più Celia Cruz, sì, che ha 132 anni, credo. No, sì. È morta. È morta. Sì, non sapevo. Non c'è più. Però la vita bisogna viverla giorno per giorno, perché bisogna divertirsi, è una sola. Ma questo lo sai che è un pezzo, noi da DJ te lo diciamo, questo è un riempivista classico. Quando metti questa, tutta la gente viene a ballare. E allora, questa è Celia Cruz, pezzo di Roy ovviamente, La vida es un carnaval, l'ho detto malissimo, ma siete su Radio Cigliano. Quindi hai capito, Roy? Cioè, prende pure dalla cucina cinese.
da tutto, quindi gli involtini primavera. Io questo volevo chiederti. La cucina cinese è molto complessa, è veramente, loro sono dei grandi tecnici, hanno involtini primavera. Sì, no, noi qui assaggiamo proprio la cucina che loro hanno creato per l'estero. Certo. Io sono stato a Pechino un mese fa e ho assaggiato tante cose molto interessanti da solo l'anatra pechinese. Cioè, come la cuociono loro, hanno un processo per fare quest'anatra che dura 2 giorni, perché l'anatra prima viene la gonfiano dalle zampe, le staccano la pelle, dopo la scottano per 30 secondi in un brodo aromatizzato, dopo la fanno essiccare un po' la pelle perché poi diventi croccante, poi la cuociono, la laccano in questo forno a legna. Diventa è un lavorone per avere questo piatto. Mo' me incazzo con il ristorante cinese sotto casa mia e gli dico: scusa, l'anatra pechinese, perché non me la fai così? Così, in questa maniera. Senti un po', ma invece la globalizzazione della cucina esiste? Sì. È globalizzata anche quella oggi? Purtroppo e per fortuna si può trovare tutto, però secondo me la globalizzazione è un bene e un male, nel senso che bisogna essere globali ma rimanere anche locali. Cioè, nel senso, no, io sono in Italia e amo l'Italia e cerco di promuovere l'Italia, poi però vado a prendere le cose che mi emozionano da altre parti per proporre quella che è la mia cucina. Quindi questa è la globalizzazione. Secondo me sì, bisogna essere globali ma rimanere anche locali, senza perdere di vista dove si sta, dove si è. Evviva, benissimo. Certo, giustissimo quello che dice Roy, sono completamente d'accordo. Oh, mi raccomando, io caldeggio veramente Roy per... Tu hai mai fatto dei tutorial, delle cose anche su YouTube? Ti è mai capitato? Sì, qualche volta abbiamo fatto dei video. Delle ricette, come no? Che avete? Un canale YouTube dove sono appoggiati? C'è qualcosa di mio, però non è molto attivo. Io lo fate così molto a spot, ogni tanto, sì. Il canale è della Roy Caceres, quindi... Però ce n'è veramente poco. C'è poco, va bene. Quindi la maniera giusta per gustare è quella di andarci veramente, perché poi tutte queste cose virtuali sono tanto belle, ma oggi non c'era niente di virtuale qua. No, abbiamo mangiato una cosa... Io ho detto già, se settimana prossima non mi trovi posto, chiamo la finanza, ti mando la finanza al ristorante. Attenzione che questo sempre in diretta su Radio Cigliano, sono le 16:44. Se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi con Roy Caceres e la sua cucina. Il ristorante si chiama Metamorfosi, sta ai Parioli a Via Antonelli 55 30. Quindi mi raccomando, andate, prenotate se siete a Roma, perché è un must, è un passaggio obbligato se volete mangiare bene, se volete fare cucina con un cuoco stellato come Roy oggi insieme a noi. Alessandro, altre domande? No, ci dice Fabrizio, diede a Roy la ricetta della carbonara. Ora, la carbonara, con tutto il rispetto, Fabrizio, gli dico io la ricetta a Roy, forse. Chef stellato, ma la carbonara, insomma, sono 50 anni a magno, quindi la conoscerò, la carbonara. La cucina romana com'è? La cucina romana è bella, sostanziosa, di gusto, di pancia, la coda, la pagliata, la coratella con i carciofi, insomma, la pagliata, se buona. La cucina romana è di sostanza, sì. Veramente di sostanza. Il quinto quarto che la fa da padrone a Roma, secondo me. Io amo la trippa, la romana, la coratella, tutti questi piatti li amo, e secondo me la carbonara è uno dei piatti davvero emblema della cucina romana. Noi 7 anni fa, quando siamo arrivati a Roma, hai fatto la carbonara? Abbiamo fatto, io mi sono domandato come facevo a far conoscere. Noi abbiamo fatto qualcosa di un'evoluzione di quello che secondo me è il successo della carbonara. Adesso... Permettimi di andare col disannuncio del brano e poi ne parliamo in onda anche con la radio, con i nostri amici in radio. Abbiamo sentito Celia Cruz e La vida es un carnaval. Bellissimo pezzo, è la quarta selezione musicale portata alla vostra attenzione da Roy Caceres oggi nella sua playlist a Radio Cigliano. Parlavamo della carbonara nei fuori onda. Allora, dicevo che noi al ristorante ci siamo domandati qual era il piatto che della romanità per eccellenza, per me era la carbonara, e io mi sono domandato quale fosse il successo della carbonara. Il guanciale buono. E invece è la sua cremosità, secondo me. Se la carbonara è cremosa al punto giusto ci piace, se è troppo cotta è una frittata, se è troppo liquida non ci piace. La pappetta. Io ho preso e ho detto: concentriamo questa cremosità e facciamo un piatto che è la concentrazione di cremosità di carbonara, ed è nato il piatto simbolo del ristorante, che è l'uovo 65 carbonara.
Oddio, che cos'è? Ragazzi, raccontacelo! Ragazzi. No, vabbè! È praticamente un uovo cotto a 65 gradi per 40 minuti. Con questo tipo di cottura l'albume e il tuorlo raggiungono una consistenza cremosa, molto, cioè veramente pazzesca. Dopo abbiamo fatto del guanciale croccante di Cintasenese, di un'azienda agricola che sta a Siena. Bello croccante, sopra abbiamo messo una spuma calda di pecorino e qui abbiamo un po' travisato, abbiamo messo pecorino e parmigiano perché sennò era troppo sapido, però ci sta, ci sta. Poi pepe Sarawak sopra, in questo piatto che ho fatto creare da un artigiano, un piatto a forma di uovo. Sopra invece, per finire il piatto, abbiamo fatto la pelle del maiale soffiata dopo averla cotta per 2 ore, essiccata per 6 ore e poi resa croccante fritta, rimane come una patatina croccante. E anche la pasta, dei ditalini piccoli li abbiamo stracotti per più di un'ora, quindi diventa la pasta stracotta quando tipo te la dimentichi nella pentola, la vai a vedere e il ditalino diventa come una mezza manica. Dopodiché la fai disidratare per una giornata intera, quando si disidrata torna secca, a quel punto lì la friggi a 190 gradi e dentro la pasta rimangono delle micro bolle d'acqua che col caldo, quando a 190 gradi l'amido diventa morbido, l'acqua diventa vapore, si spande, l'amido diventa croccante e hai una patatina di pasta. Questa parte la serviamo vicino a questo uovo. Quando tu mangi questo uovo con la spuma di pecorino, col guanciale croccante, e l'esaltazione della cremosità della carbonara e del piatto che diciamo così ha avuto più successo al ristorante è diventato un simbolo. Sì, 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 è l'uovo 65 carbonara. Allora, hai capito? Lo so, ci abbiamo da fare. Noi ci abbiamo da fare settimana prossima. Dobbiamo chiudere che non vuole sostituire assolutamente il piatto classico. No, non mi permetterei mai. Ma la carbonara, tu l'uovo. Allora, l'uovo lo metti sopra a fine cottura? No, lo metti prima. Io prendo in quella classica prendo l'uovo, lo mescolo col pecorino, sì, e il guanciale lo faccio croccante, prendo il grasso, il grasso lo mescolo col tuorlo e col parmigiano e faccio una crema. Aspetta, il grasso del guanciale lo mescoliamo insieme al pepe, viene fuori una crema quasi un pochino montata. Cuociamo la pasta, la tiriamo su al tempo giusto di cottura, la tiriamo su, la scoliamo bene, la metto insieme a questa crema, cominciamo a girare con un pochino di acqua della pasta, creiamo quella crema, la pasta era molto calda, comincia a cuocere il tuorlo, il parmigiano, si crea quella cremosità, mettiamo il guanciale dentro e la serviamo con io la servo a casa perché al ristorante non la facciamo, però la serviamo con pepe, pecorino sopra e qualche pezzo di guanciale ancora e fatto. Meraviglioso. Ah, sì. Quindi questa è nuova. Allora, quindi tu il grasso del guanciale, ci emulsiono le uova e il pecorino. Provo, non l'ho fatto questo. E qui non è soltanto andare a cena al ristorante, qua ti piombiamo a casa, lo sappilo, perché questa è strepitosa. Oh, c'è Fabrizio che ci manda, questa è un tuo impiattamento? Allora, questo è un astice che facevamo, un astice cotto sulla brace. Questo è già di qualche anno fa, saranno 4 anni fa. Non battere che fai, L'astice viene cotto a 65 gradi e poi il guscio dell'astice viene arrostito senza la carne. Perché? Perché mio suocero era un peschereccio in Sardegna e spesso mangiavi da lui i gamberi alla brace, no? Bellissimo il profumo, però a volte si cuocevano troppo, no? E io volevo invece la cottura perfetta del crostaceo, ma il profumo anche dell'arrosto. Sicché abbiamo cotto l'astice, abbiamo tolto la polpa alla cottura perfetta, che per me era 55 gradi al cuore. Il guscio con un olio aromatizzato ai crostacei lo abbiamo messo direttamente sui carboni ardenti, sulla brace. Si è profumato di brace, poi abbiamo rimesso l'astice dentro e l'abbiamo servito con un'emulsione che facciamo con la testa dell'astice, una sorta di maionese. Del dragoncello, accanto a una insalatina di finocchietto, olive, arance, e poi c'era, mi sembra, uno snack accanto ancora dell'astice. Era un piatto un po' complesso e poi veniva portato a tavola su quel ceppo di legno con sotto dei carboni ardenti che portavano un po' il fumo a tavola e quindi era più coinvolgente. Io dico soltanto una cosa, che qua sta nascendo un hashtag che è veodio, perché ci stanno odiando, stai facendo veramente venire una fame di quelle pazzesche a tutti quanti. Riepilogo dei brani che abbiamo passato in onda finora, siamo all'ultimo giro, gli ultimi brani. Alessio ha passato Corona con Baby Baby, Limahl, The Never Ending Story, Moby, Natural Blues e Loredana Bertè, Per i tuoi occhi. Alessandro ha passato Pink Martini con Hey Eugene, Sud Sound System featuring Neffa con Chiedersi come mai, il grandissimo El Ciombo featuring Cutty Dance con Dame tu cosita e Il Liquido con Narcotic.
Roy ha passato Carlos Vives con La Tierra del Olvido, Celia Cruz con La Vida es un Carnaval, Extreme More Than Words e Joe Cocker con With a Little Help from My Friends. Signori, vi porto nel 1987, l'LP si chiama Music for the Masses. Alessandro, non abbiamo mai messo questo pezzo in radio. No. È una cosa indescrivibile, è veramente un... peste ci colga. Sono i Depeche Mode, Strange Love su Radio Cigliano. Vabbè. Pezzi che ci sono sfuggiti. Beh, ma penso che anche adesso, no, stavo pensando, Franca dice oggi non vi mando i miei piatti di fronte a queste prelibatezze, Laccio. Però anche la cucina, cosiddetta cucina povera, credo che sia fonte di ispirazione anche per i grandi chef, perché la cucina povera c'ha dei signori piatti. Certo, certo, c'è il piatto del recupero che è alla base di ogni cucina, alla base di ogni cucina. Sicuramente la cucina che ne so di corte e la cucina che poi troviamo anche sui testi, perché invece la cucina di casa, la cucina povera, era quella del racconto, quella delle nonne, ed è quello che io ho cercato di appropriare in quegli anni che volevo far mia quella italianità che non mi apparteneva. Mi facevo raccontare proprio dalla mamma di Alessandra, dalla zia, il piatto tipico, trovavo un signore, magari capitava che parlavamo di cucina, un anziano, e mi facevo raccontare quel piatto della tradizione, quel piatto tramandato, perché è lì che secondo me c'è la vera essenza della cucina italiana. Bello, bellissimo. Bello, ci piace molto anche... Alessio nel frattempo ha preso 5 kg solo ascoltando. Solo ascoltandoti. Senti un po', un'altra cosa che volevo chiederti. Impiattare, no? Impiattare è fondamentale. Mica è una cosa... Cioè, non si presenta buttato lì nel piatto. L'impiattamento è importante. Allora, sì, come avete visto... A Metamorfosi c'è sempre una cura, una grande cura, perché parlando sempre di sensi, parlando sempre di emozioni, la vista vuole la sua parte, è molto importante, però la parte fondamentale, primordiale è il gusto, è il sapore che è quella che ci emozionerà fino in fondo. Però con la vista possiamo saltare quello che è il gusto e l'olfato, no? Certo. Perché è un'anteprima, sì, no? E quindi per noi è molto importante quello, però va secondo me in base al gusto personale, a quella sensibilità che ogni cuoco ha, che ognuno di noi ha. Quindi è uno stile proprio, alla fine poi diventa un proprio stile, come il pittore che dà le sue pennellate. Certo. E l'impiattamento diventa personale. Eh certo, sì, è fondamentale. No, ma io la cifra distintiva, anche forse. I chef sono artisti, anche sotto un punto di vista prettamente visivo, è importante, sono d'accordo, perché tu puoi fare il piatto più bello del mondo, però se me lo porti così poi dirò che è il piatto più buono del mondo. Però il primo impatto comunque ha una sua importanza. Sì, poi dipende anche da chi lo assaggia. Ci sono persone che prediligono soltanto il gusto, a prescindere che sia portato così. Io sono andato in un posto che è uno dei nella classifica dei migliori al mondo, dove si chiama Asador Echevarri, che sta nel País Basco, in Spagna. E lì era molto semplice, proprio ti mettevano un gambero ed erano due gamberi. Dici sì, due gamberi. Poi li assaggiavi e dici wow, sono i gamberi più buoni che ho mai mangiato, ancora me li ricordo. E quindi per me andava bene anche così, in quel posto era giusto così. Poi magari era il suo stile ed era giusto che fosse così. A Metamorfosi il mio stile è quello di creare, diciamo così, un'attesa. Noi cerchiamo sempre di coprire quell'opercolo e una cosa che tu non vedi, poi lo apri e crei un pochino di stupore. Quello stupore aumenta la percezione del bello, del buono. Perdonami Roy, devo disannunciare Strange Love, Depeche Mode, ultimo pezzo portato da Alessio alla vostra attenzione oggi a dopo cena con... Vi ricordo che c'è anche una sfida di gusti e di tendenze, oggi è una sfida calcistica. Molti dicono, ho visto chi vota anche non amando il calcio, ma insomma è momento di mondiali ed è il momento in cui c'è un po' più di attenzione per il calcio. Vi abbiamo chiesto chi vincerà secondo voi i mondiali 2018 tra tre nazionali che abbiamo selezionato: la Francia per quanto riguarda me, Alessandro dice Brasile e Roy ovviamente la Colombia. Intanto sta iniziando Messico contro la Corea. Ah, vabbè, chi vincerà? Messico. Dai. Sì, no, la Corea solo a noi c'ha. La Corea quest'anno sono veramente improponibili, cioè sono una squadra d'amici che hanno chiamato per venire a giocare, perché sono veramente improponibili. Amichetti, Alessandro, tocca a te. Allora, appena uscito è il grandissimo ritorno di Pharrell Williams, il quale ha fatto una grande paraculata, perché che ha fatto? Si è preso la cantante del momento, che è Camila Cabello, che è la,
assolutamente la cantante top in America in questo momento, e hanno fatto un brano in due lingue, in inglese e in spagnolo. Il risultato è un pezzo che a me ha colpito immediatamente. Pharrell Williams con Camila Cabello, questa è Sangria Wine. Il bilinguismo tira adesso. Bravissimo Pharrell Williams, che era un po' defilato. No, ma questo è un gran pezzo, l'hai sentito, no? È un grandissimo, bellissimo pezzo, veramente bello. Dunque, sempre al 328-7948-796 mandate i vostri controselfie e chiedeteci il sangria, il controselfie che produrremo adesso, anzi lo facciamo subito perché altrimenti me lo dimentico. Mettetevi un po' più vicini voi due che arrivo con il chiacchiera. Alessandro, chiacchiera, che dobbiamo sporcare. Deve chiacchierare, lui deve fare la foto, perché capito, ci abbiamo qua dentro Oliero Toscani, ci abbiamo sto coglione che deve fare la foto, sbrigati. Devo fare la foto, lo sai che la devo fare. Eccoci qua. E uno e due e ne faccio due, non mi piace. Non ci piace neanche a noi. Eccola qua, uno, due. Evviva! Eccola qua, abbiamo anche il selfie con Roy Caceres che custodiremo gelosamente, quando ho fame me lo guardo. Questa sarà la mia... Ma quando hai fame dovresti anche guardare le specialità che vedo dal sito Metamorfosi. Vabbè dai, però, così, questa è cattiveria però. Questa è cattiveria pura, guarda che roba, così a sfogliarle. Guarda che presentazioni, Alessandro, io sono basito dalle presentazioni. Quella in basso lì è l'antipasta, quella con la polvere verde. Ah sì, come no, la vedo perfettamente. Sì. Quella lì è a destra. Sì. Guardate che figata, veramente bello. Tra l'altro, quello all'angolo è l'uovo carbonara, una parte dell'uovo carbonara, e noi in basso giù. In basso a destra. Ah, sì. In basso a destra. Evviva, ragazzi, ma che meraviglia, veramente. Abbiamo voglia di mangiare, abbiamo voglia di assaggiare le creazioni di Roy. Senti, quanto è lo staff, quanto staff ci vuole per mandare avanti in Metamorfosi? Ah, ce ne vuole un po', nel senso che... se vogliamo avere la cura di ogni dettaglio, ci voglio. Noi abbiamo in cucina abbiamo 8 persone più un paio di stagisti sempre, più due ragazzi in lavaggio, poi su in sala ci sono 5 ragazzi per fare una trentina di coperti. Quindi secondo me è molto alto il rapporto tra personale e ospiti, però e quello che ci vuole per poter mantenere uno standard come lo vogliamo al Metamorfosi. Ma in cucina comunque, allora, ovviamente decidi tu che sei lo chef, no? Sì. Chi sono quelli che ti sono più vicini, diciamo, che comunque hanno collaborano più strettamente? Allora, io cerco di far partecipi tutti quanti. Sicuramente c'è le persone con cui c'è più dialogo, magari il tuo sous chef o mio fratello che è il pasticcere, insomma le prime persone con cui ha l'approccio. Però quando c'è un piatto io lo faccio assaggiare a tutti, voglio sentire il parere di tutti, voglio che tutti si sentano partecipi. Perdonami, perché... Roy, vai Alessandro. Sì. Sangria Wine, questo era il pezzo di Pharrell Williams con Camila Cabello, appena uscito, ultimo pezzo della selezione di Alessandro. E adesso Roy, il tuo ultimo pezzo lo devi annunciare, hai portato lui c'ha Lit of Tail. Sì. Oggi ha portato il colpo di coda, perché veramente con questo rischia di sbaragliarci assolutamente. Vado? Vai! U2 con Sunday Bloody Sunday 1983. Guarda che pezzo che ha tirato fuori, una roba veramente strepitosa. È l'ultimo pezzo di oggi, dobbiamo fare il riepilogo, lo facciamo nei fuori onda ovviamente, ma ascoltiamoci adesso gli U2 con un pezzo veramente strepitoso. 1983, Sunday Bloody Sunday. Questo è un gran pezzo. Allora, per farvi votare, perché da questo momento potete votare la playlist, quale playlist vi piace di più. Alessio ha passato Corona con Baby Baby. Corona non era una birra? È buona, no, pure tra l'altro, fresca, non è niente male. Poi ho passato Limal, che sembra una cosa al limoncello, con The Never Ending Story. Poi Moby, Natural Blues, Loredana Bertè per i tuoi occhi e Depeche Mode Strange Love. Alessandro ha passato Pink Martini con Hey Eugene, Sud Sound System con Neffa, Chiedersi come mai, El Ciombo con Cathy Ranks, Dame tu cosita, I Liquido con Narcotic, e ho chiuso con Pharrell Williams e Camila Cabello con Sangria Wine. Roy ha passato Carlos Vives con La Tierra del Olvido, Extreme con More Than Words,
Joe Cocker con With a Little Help from My Friends, Celia Cruz con La Vida es un Carnaval, e abbiamo chiuso con U2 con Sunday Bloody Sunday. Che bello. Bellissime le selezioni di oggi. Sì. Allora, ci sono parte il ciumbo, però adesso già voi... abbiamo la caduta di stile, ce l'abbiamo. Abbiamo 2 minuti ancora, quindi ci stanno tanti poeti che hanno parlato di poesia. Del cibo, no? Hanno fatto le odi al cibo, Neruda per esempio ha fatto le odi al cibo, al vino, a tante cose. Ma è poesia secondo te mangiare? Secondo me poesia, io non sono molto afferrato sulla poesia, però sicuramente è un gesto che provoca emozione, come d'altronde lo è la poesia, quindi si possono somigliare, perché no? È bello, comunque c'è corrispondenza. Alessandro, c'hai qualche altra domanda per Roy? Ma io le esaurite tutte? Ce ne avrei 150.000 di domande. Per esempio, una che mi ha fatto venire in mente adesso, il tuo rapporto con i dolci. Non abbiamo parlato dei dolci, che è un altro aspetto. Allora, premetti, tu parli con uno che non mangia i dolci, io non ho mai mangiato un dolce e non mi piace, io ce lo rimango. Però so che il dolce è una parte fondamentale, che poi alla fine un pasto si chiude con il dolce. E quindi forse anche... è un ricordo, cioè la fine del pasto è fondamentale. Però, mangio bene e poi mi dai un dolce di merda. Sì, diciamo così, convenzionalmente un pasto si chiude con i dolci, non è detto che sia. No, certo. Io ho degli ospiti che a fine serata magari ti chiedono il supero spaghetto al pomodoro fatto dallo chef, o quando è il periodo di tartufo, il tartufo, o la fetta dei foie gras, se mi è capitato, certo. No? Però con i dolci io ho un rapporto, io non sono un grandissimo goloso, però mi piacciono. Ma io non amo il dolce dolce. Io, a me piace il dolce, cioè il sale e lo zucchero per me sono esaltatori del gusto. E quindi come il sale bisogna metterlo in giusta misura anche lo zucchero. Per sentire il sapore che c'è. Se io faccio qualcosa col cocco, con l'ananas o con le nocciole, io devo sentire quel sapore. Non deve essere tutto un dolce che copre quel sapore lì. Giusto. Quindi non amo i dolci molto dolci. E poi... al ristorante Metamorfosi si fanno i dolci da cuochi, non da pasticceri. E questa è una differenza. Il pasticcere tende un po' a caricare la mano sul dolce. Sì. Invece il cuoco, io vedo la cucina con gli occhi di un cuoco. E quindi diventa un piatto quasi come questo che abbiamo visto qua. Sono dei piatti che hanno una vita molto breve, che finiscono in 5 minuti, che si smontano, che si possono rovinare. La pasticceria classica, tu la metti lì e, che ne so, una millefoglie te la puoi mangiare anche dopo 2 ore. Invece il dolce, come lo intendiamo noi a Metamorfosi, è un dolce fresco, un dolce che ti conclude un pasto anche, diciamo così, impegnativo di 12-13 assaggi, e quindi deve essere altrettanto bilanciato per chiudere quel pasto lì. Quindi non sono mai dolci dolci, può stare un po', ci può stare un po' la golosità, ci può stare un po'... il sapore, magari il cioccolato, però deve essere sempre in tono, in linea con quello che è la filosofia di Metamorfosi. Roy, pronto a disannunciare fra 3 secondi? Abbiamo ascoltato U2 con Sunday Bloody Sunday. Bello, bellissimo pezzo, grandissimo. Brano dell'83, quindi ha 35 anni. È un brano attualissimo. Noi stavamo al liceo, Alessandro. Sì. Noi stavamo al liceo. Stavamo ancora al liceo. Vabbè, e io facevo Yattaman. Che io facevo un cazzo. Quindi, bene, uguale. Signori, vi ricordo quali sono i prossimi appuntamenti live di Radio Cigliano. Siamo in chiusura, è l'ultima settimana dei live. Giovedì ci sarà l'ultima di Dopocena, vi dico subito chi sarà, perché mi sta mandando proprio adesso le sue canzoni qui su WhatsApp, le sto vedendo mentre c'è la diretta. Si sarà ospite a Dopocena con Alessandra Colompai, quindi mi raccomando, venite e seguiteci all'ultima puntata della stagione di Dopocena con. Venerdì, gli amici del venerdì, format non originale di Radio Cigliano, presentano La Casa della Pannocchia. Bevono così tanta birra che sono ubriachi persi e dicono una serie di cazzate infinite. Se volete seguirli solo sulla radio, non su Facebook, scaricatevi l'app di Radio Cigliano, che trovate sui gestori di app, vostri gestori di app preferiti, e potete anche scaricarla inquadrando semplicemente i QR code che vedete qui sul video, qui davanti a voi. Questi disegnini li inquadrate dal sito www.radio.cigliano.org, inquadrate e scaricate
scaricate direttamente le app, sono gratuite, l'unico costo è qualche giga se non siete in wifi. Vi faccio vedere anche la pagina di Radio Cigliano, questa è la nostra pagina, un like su questa pagina corrisponde a un applauso, quindi mi raccomando, mettete il like se vi è piaciuta e condividete anche postumo questo video sulla pagina. Postumo non è carino perché non è morto nessuno. Vabbè, è morta la diretta, una volta finita, terminata la diretta. Canale YouTube Radio Cigliano, eccolo qua, ve lo faccio vedere anche un po' più grande. Qui trovate i video in HD, compreso quello di oggi che abbiamo appena registrato e che sarà fra un paio d'ore caricato su YouTube. Trovate i video in HD di tutte le nostre trasmissioni, quindi li potete rivedere, condividere, fare quello che volete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Questa è la pagina di Roy Caceres che di Facebook, qui trovate un sacco di informazioni, ma potete anche andare a scartabellare tra quello che fa lui su Facebook, e questo è la pagina Facebook del ristorante Metamorfosi. Andate a mangiare da Roy perché veramente merita, a via Antonelli a Roma, c'è da prenotare, trovate ovviamente su tutti, basta googolare e trovate indirizzi e quant'altro. Questo è sono le informazioni che vi devo dare, e io intanto dico che è, direi Alessandro, il momento di dare lo stop al radiovoto per quanto riguarda la sfida di gusti e di tendenze. Com'è andata? I nostri radioascoltatori pensano che il Brasile sarà la squadra che ha più possibilità di vincere il mondiale. Non è d'accordo Roy, non è d'accordo. No, però il Brasile è uno squadrone, ragazzi. È uno squadrone. È nostro malgrado, ma è uno squadrone quest'anno. E vedremo se sarà questa la realtà, lo sapremo il 14 di luglio? Sì, metà luglio. Sì. Più o meno, i mondiali in Russia sono in corso. Direi che a questo punto avete avuto possibilità anche di votare, guardo se su WhatsApp ci sono voti, no, non ci sono, quindi direi che c'è lo stop a radiovoto anche per la sfida musicale. Chi ha vinto? Giustamente ha vinto, perché aveva obiettivamente la playlist migliore, il nostro ospite, vince Roy. Evviva, grande, grande Roy. Allora, avete tutti quanti i nostri contatti, sapete dove trovarci. Io ringrazio Roy perché ci ha fatto una puntata eccezionale. Ci ha divertito un sacco. Evviva, e questa è la cosa più importante, perché la possiamo rifare quando te pare. No, vabbè, quando vuoi. Adesso voglio vedere, perché poi il problema qui non la di sta cosa, perché no, vabbè. Ma veramente ti invito tutte le settimane. E poi c'è il problema che qua non possiamo cucinare con i fornelli, quindi dobbiamo fare dei piatti freddi, e oggi ci ha portato un piatto che chiamalo freddo, questo è un piatto strepitoso, il ceviche. Come ceviche. Si chiama? Ceviche, come si chiama esattamente? Ceviche, cocco e jackfruit. Perfetto, l'avete visto e qui avete anche visto, se volete rivedervi la preparazione ve lo potete anche fare a casa, è stato un piccolo segreto che Roy ha voluto svelare qui a Radio Cigliano. Alessandro, tocca. Ragazzi, allora, questa è la penultima trasmissione, abbiamo avuto un ospite particolarmente importante, simpaticissimo, tra l'altro ragazzo simpaticissimo, e quindi mi raccomando, se la trasmissione vi è piaciuta dovete dirlo a tutti, condividere, amici, parenti, dovete cercare di coinvolgere più gente possibile, ma se non vi è piaciuta dite loro che vi è piaciuta lo stesso, perché non è giusto che la fregatura la prendiate soltanto voi. Da Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Roy Caceres, grazie a tutti per essere stati con noi. Chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook. Buon sabato e buona domenica, andate al mare, divertitevi, siate felici. Ciao! Grazie ancora anche a Roy. Chiudiamo adesso anche per quanto riguarda Facebook. Grazie a tutti, siete stati strepitosi, tanti avete partecipato, ci piace tanto la partecipazione. Restate con Radio Cigliano e ricordatevi che noi andiamo in vacanza la settimana prossima, sabato sarà l'ultima. Una vita in vacanza. Ma Radio Cigliano non va in vacanza, le repliche ci saranno per tutta l'estate, anche con un po' di programmazione estiva che magari sistemeremo ad hoc. Quindi mi raccomando, Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo, sempre in tasca con voi, scaricate l'app per iOS e Android. Grazie a tutti, ciao! Ciao, buon sabato, buona domenica. Ciao Roy, grazie di essere stato qui. Ciao. Grazie a voi.